Colleghi, buongiorno. Vi chiedo di prendere posto. Dichiaro aperta la prima parte dei lavori del Consiglio Comunale di Genova di martedì 22 maggio 2018, quella nella quale vengono affrontati gli articoli 54, e cioè le interrogazioni a risposta immediata. Facciamo una piccola variazione all'ordine dei lavori in funzione di alcuni ritardi e do quindi la parola per affrontare la prima interrogazione al vicepresidente Grillo, che chiede informazioni sulla dotazione servizi igienici e docce nelle spiagge libere della città. Interrogazione alla quale risponderà il vice sindaco Balleari in sostituzione dell'assessore Campora. Vicepresidente Grillo, a lei la parola, prego. Vice sindaco, come tradizione, annualmente poniamo in aula il problema relativo alle spiagge libere della città, che sono molto frequentate, e con la crescita del turismo nella nostra città molto praticate anche dai turisti stranieri. Abbiamo posto da anni, ovviamente, e per tempo, il problema di attrezzare le spiagge libere, dotandole ovviamente dei servizi igienici e ovviamente delle docce. In questi giorni ho avuto l'opportunità, o meglio, volutamente, di visitare alcune spiagge. Ne vorrei citare una per tutte, quella di Vesima, frequentatissima dai genovesi, ma anche da cittadini provenienti dal Basso Piemonte, essendo utilizzando l'uscita di Voltri. E ho notato l'estremo disagio in queste ultime due giornate di sole nel weekend, notare appunto che questi servizi non sono stati ancora installati. Per cui volevo chiederle, anche se ovviamente non è una sua competenza, ma lo stesso assessore Campora oggi mi ha chiamato comunicandomi la sua impossibilità di partecipare oggi, volevo appunto sapere le spiagge libere della città, da Voltri ovviamente a Vesima, se e in che misura sono state attrezzate come servizi ovviamente igienici e ovviamente anche di docce, per consentire ai nostri cittadini, ai turisti, un adeguato servizio. Volevo poi aggiungere una battuta, visto che tra l'altro mancano gli assessori e non credo che ci siano altri 54 immediati. Ho l'impressione che aver installato in città gli ombrelloni in molte vie della città, questi stiano portando sfiga. Perché da quando ci sono gli ombrelloni, chissà perché, non è più uscita fuori la giornata di sole. Toglieteli, per favore. Vicepresidente, toglieteli. Ecco qua. Allora, vice sindaco, a lei la parola per la risposta all'interrogazione. Grazie, grazie presidente. E buongiorno consigliere Grillo, innanzitutto buongiorno a tutti, visto che è il primo articolo 54 di quest'oggi. Allora, come giustamente lei ricordava, oggi l'assessore Campora non poteva essere presente, ma ha pregato di riferire alcune note che mi ha mandato, nelle quali si dice che nel corso del 2017 è stata effettuata una ristrutturazione, dove è stato necessario, delle docce e dei piatti doccia e degli stabilimenti in concessione, dove ci sono, con la sostituzione delle normali manopole con delle manopole temporizzate, in modo da evitare sciupii d'acqua. E inoltre, entro il 15 di giugno verrà effettuato il previsto controllo da parte del Presidente Camino e del Consigliere Grossi di tutte le spiagge per il successivo intervento della squadra di operai di idraulici, qualora fossero rilevate alcune criticità.
Il collega Campora mi ha inoltre pregato di sottoporle, che glielo consegnerò manualmente, una mappatura degli stabilimenti balneari con gli interventi che le produrrò al termine di questa, diciamo, brevissima risposta che le ho potuto dare. Comunque cerchiamo di tenere monitorato il tutto, su questo qua il collega Campora mi ha detto che stanno provvedendo per cercare di dare delle risposte anche in vista della imminente stagione balneare che si appresta ad essere all'insegna del sole nonostante gli ombrelli, perché si ricordi che vennero posizionati prima di Euroflora, abbiamo avuto due settimane praticamente straordinarie, anzi i primi 10 giorni sono stati straordinari, addirittura estivi. Vicepresidente, a lei per replica, prego. La ringrazio per le informazioni e un bilancio sugli ombrelloni, se portano bene o male lo faremo fra 2 o 3 mesi. Allora, passiamo ora all'ordine del giorno ordinario, le interrogazioni che riguardano entrambe la medesima problematica, una posta dalla consigliera Tini sulla situazione della gara d'appalto del Parque San Martino in Largo Benzi e una posta dal consigliere Pandolfo che chiede informazioni appunto sullo stato dei lavori del cantiere sito in Largo Benzi antistante l'ingresso dell'ospedale policlinico San Martino. Ad entrambe risponderà l'assessore Fanghella. Consigliera Tini, a lei la parola. Prego. Grazie Presidente. Buongiorno. In data 21 novembre dello scorso anno ho portato in aula un'interrogazione a proposito dello stato dei lavori del Parco San Martino e Largo Benzi per comprendere appunto se ci fosse la volontà di sbloccare questa situazione incresciosa che da 10 anni rende inagibile l'entrata dello principale dell'ospedale San Martino e costituisce un grosso problema alla viabilità della zona, oltre che essere uno scempio estetico e soprattutto funzionale per la cittadinanza e per gli utenti dell'ospedale. L'assessore Fanghella aveva risposto che sarebbero stati necessari 15 giorni per sottoscrivere l'atto integrativo alla convenzione, che dalla stessa sarebbero trascorsi 140 giorni per verifiche e validazioni da parte del Comune, e che successivamente a queste sarebbe stata indetta la gara d'appalto europea per l'assegnazione dei lavori con durata di 10 mesi. La durata dei lavori previsti era di 28 mesi, con completamento degli stessi prevista nel 2021. Quindi, visto che i termini rispetto ai passaggi spiegati dall'assessore sono ormai trascorsi da più di un mese, vorremmo sapere se le verifiche e le validazioni del Comune sono avvenute, terminate, e se la gara è stata indetta. Consigliere Pandolfo, a lei, prego. Sì, grazie Presidente. Io per ribadire quanto, siccome sono grosso modo 10 anni da quando il cantiere è stato aperto, invece che mi occupo di questa vicenda, essendo stato anche consigliere del Municipio Mediolevante e quindi ricordando quella vicenda come una vicenda che il quartiere ha sempre vissuto in modo drammatico, perché non solo la città di Genova ma anche il quartiere stesso, essendo cambiata la viabilità, essendoci state tante modifiche al sistema di accesso all'ospedale, ci sono state delle ripercussioni anche per il quartiere stesso. Addirittura alle precedenti amministrazioni avevo proposto anche qualche gesto eclatante, davvero comprendendo intanto che la proprietà è al 70% dell'ospedale e al 30% dell'amministrazione pubblica, ma sapendo che si è arrivati ad una situazione di accordo fortunatamente già al termine della precedente amministrazione, mi domando qual è ora l'iter che si aprirà affinché lo spazio antistante all'ospedale San Martino possa ritrovare luce, soprattutto in ragione del fatto che il quartiere è sofferente sia dal punto di vista di spazi di aggregazione pubblica e di luoghi di sosta. Nella fattispecie, avendo approfondito e avendo sentito anche alcune ipotesi, vorrei scongiurare, quindi da questo punto di vista vado oltre alla soluzione che spero l'assessore ci porterà, quella della chiusura del cantiere o perlomeno dell'avvio del cantiere per la chiusura prossima del buco, anche di comprendere quale sarà lo stato futuro dell'impiego della superficie del luogo antistante l'ospedale,
perché se questo sarà elemento di accordo tra il Comune e le società private che dovranno intervenire, chiedo che questo utilizzo non sia quello con una concessione di parcheggi, ad esempio stile Piazza della Vittoria, in modo da intenderci tutti per comprendere quali sono i rischi potenziali che accordi di risoluzione, che per carità sono ben graditi, possono trovare, dico drammaticamente, per i cittadini genovesi che invece si trovano davanti ad un ulteriore aggravio e non ad una soluzione. Grazie. Assessore Fanghella, a lei la parola per la risposta a entrambe le interrogazioni. Prego. Intanto mi scuso per il ritardo, ahimè, determinato dal fatto che non avevo mezzi di trasporto dal Matitone a qua. E quindi, niente, abbiate pazienza per il ritardo che ho accumulato. Allora, vi leggo quello che mi è stato scritto dagli uffici, perché è piuttosto articolata la risposta e quindi, per non sbagliare, cerco di essere preciso leggendo. In data 21-12-2017 è stata sottoscritta la convenzione integrativa in esecuzione dei progressi atti deliberativi dirigenziali. Da tale data si sono avviati i termini per la progettazione esecutiva a carico del commissario, perché immagino che lo sapete tutti, ma lo ricordo, lì c'è un proponente e c'era un'impresa che è fallita, il proponente è rimasto e quindi il proponente poi ha riavviato tutte le procedure. Sono in corso verifiche su vari aspetti progettuali anche con l'ospedale San Martino, che ha richiesto significative opere propedeutiche relative alla viabilità a Corona. Sono altresì stati richiesti pareri indispensabili sul progetto esecutivo e relativa cantierizzazione, demanio, soprintendenza, eccetera. In parallelo è stata avviata e conclusa la gara per l'affidamento del verificatore. Ogni progetto, ovviamente, per mandarlo in gara deve essere prima sottoposto alla verifica di un verificatore, che è un tecnico esterno terzo, in modo da procedere con la validazione del progetto esecutivo entro breve tempo dalla data di consegna e consentire così l'avvio delle procedure di gara a carico del concessionario. Si tratterà comunque di gara sopra soglia europea, con offerta economicamente più vantaggiosa e quindi con tempi lunghi, 8-9 mesi, dei quali peraltro non possiamo avere il pieno controllo. È pur vero che dovrebbe essere interesse del concessionario fare il prima possibile. Una volta aggiudicati i lavori, alla nuova impresa esecutrice decorreranno i termini di esecuzione lavori contrattualmente fissati in 28 mesi, riducibili assumendo il tempo quale criterio di valutazione offerta economica più vantaggiosa. Quindi se nell'offerta economicamente più vantaggiosa una delle imprese dice che invece di 28 mesi ci impiega 26 mesi, 25 mesi sarà un elemento di valutazione per l'affidamento dell'appalto. In estrema sintesi, se non vi saranno problematiche impreviste, i lavori riprenderanno concretamente nel marzo del 2019 e contrattualmente si dovranno concludere entro l'estate del 2021. A lei per replica, prego. Sì, grazie. Quindi viene confermato che la gara è partita. Il bando di gara è partito? No, ecco, appunto. Quindi siamo in ritardo rispetto ai tempi. La progettazione. Ok. Vabbè, non è troppo chiara questa risposta. Probabilmente sarebbe stato meglio se l'avesse data da solo invece che con gli uffici tecnici che... ecco, probabilmente, perché non è veramente per niente chiara. Comunque vorremmo quantomeno essere, se possibile, aggiornati sull'andamento e sui progressi di questa progettazione a mano che andrà avanti, se possibile, insomma, vorremmo avere degli aggiornamenti in merito. Consigliere Pandolfo, a lei per replica. Sì, quindi mi fa piacere avere delle date sulle quali ragionare, quindi marzo 2019, estate 2021, perché continuerò ovviamente a seguire
l'andamento di questo cantiere, buco, è un buco nero. Io le dico anche che cosa avevo proposto alle passate amministrazioni, di presentarsi dal direttore generale dell'ospedale San Martino con una serie di camion di materiale di risulta. Ne abbiamo tanti cantieri, per trovare una soluzione, come dire, fattiva, perché davvero non c'è più tempo da aspettare. Quindi mi fa anche piacere che ci sia l'occasione per chi garantirà dei tempi minori di avere più possibilità di realizzare l'opera. Nello stesso tempo mi rimangono i dubbi sul futuro destino della superficie, e quelli ce ne occuperemo a tempo debito. Passiamo ora alla successiva interrogazione a risposta immediata, quella presentata dal consigliere Ferrero in merito al restauro della fontana di Piazza Colombo. Risponderà sempre l'assessore Fanghella. Prego, consigliere Ferrero. Grazie Presidente. Il mio intervento vuole porre l'attenzione su un luogo strategico della città per il commercio e per il turismo, che è Piazza Colombo, e sul monumento che è situato al centro della piazza stessa, la fontana artistica. Un intervento potrebbe essere necessario e urgente, perché giorno dopo giorno, anno dopo anno, l'acqua che scorre ha danneggiato la fontana. Si sono formate incrostazioni a muschio che hanno danneggiato il marmo in diversi punti, che appare oscuro e deteriorato. Ci risulta inoltre che il tronco e la conchiglia che sorregge la Dea della Fame appaiono lesionati. Occorrerebbe un intervento che riporti il marmo al biancore originario, che merita un monumento comunque di grosso valore storico e turistico. Voglio sottolineare peraltro che il CIF della zona e i commercianti hanno richiesto un intervento su questa fontana, e peraltro hanno fatto quanto per loro possibile, ad esempio acquistando l'impianto di illuminazione scenografica per le feste natalizie. Grazie. Assessore Fanghella, a lei la parola. Buongiorno. Allora, su indicazioni dell'assessorato, Aster ha valutato l'intervento e ha chiesto due preventivi a ditte specializzate del settore. Tali ditte, già in fase di redazione dei preventivi, hanno chiesto la collaborazione della soprintendenza, visto che l'intervento si configura come un vero e proprio restauro. Aster ha già provveduto a identificare la ditta che eseguirà i lavori, che avranno un costo complessivo stimato in 39.000 euro. In mancanza di tali fondi, che non è vero perché ci sono, i lavori verranno finanziati con le manutenzioni straordinarie Aster 2018, quindi questa frase cancelliamola, i soldi ci sono e verranno realizzati. Si prevede l'avvio dell'intervento alla fine del corrente mese di maggio, quindi entro pochi giorni dovrebbero iniziare i lavori per il restauro. Consigliere Ferrero, a lei per replica, prego. Ringrazio l'assessore per le informazioni e per il lavoro svolto. Grazie. Passiamo alla successiva interrogazione a risposta immediata, quella presentata dal consigliere Rossi. Murales genovesi, cancellazione di quelli abusivi e di cattivo gusto, predisposizione di un ipotetico regolamento. Alla interrogazione risponderà l'assessore Fanghella. Consigliere, a lei la parola, prego. Grazie Presidente, buongiorno Assessore, oggi particolarmente oberato dai 54. Niente, questo 54 è volto a mettere un po' di ordine, se si riesce, al problema delle tag e dei numerosi murales, spesso di cattivo gusto, che stanno invadendo, hanno invaso in questi anni la nostra città. Una città che deve avere, come sta dimostrando il lavoro di questa giunta, una vocazione turistica, e che è formata da tanti centri, quindi ognuno di esso merita rispetto e perché no, controllo. Di conseguenza molti di questi murales, oltre ad essere divisivi, portano anche degrado, sono fonte di degrado, anche visivo, percettivo, e ce ne sono alcuni oggettivamente particolarmente negativi. Penso anche a Via delle Fontane, ma penso anche a Via Cantore, dietro il Matitone, pensa a quello che è stato fatto in via Rolando, dove per diversi anni da consigliere municipale ne ho chiesto la rimozione. Ecco, credo che se si vuole fare un'operazione di riqualificazione di questi quartieri, penso anche al centro storico genovese, si debba anche vedere di non vietare sicuramente quello che è la street art, ma regolamentarla attraverso bozzetti che possono sì essere portare qualcosa di positivo per la nostra città, perché ce ne sono
ci sono diverse città europee, anche degli Stati Uniti, dove questo tipo di arte porta anche turismo, e credo che la nostra città possa ambire anche da questo punto di vista qua a influenzare questo tipo di movimento che c'è dietro a questi murales, sicuramente alla luce del sole e della legalità, facendo in modo che siano positivi e non divisivi. Grazie. Assessore Fanghella, a lei la parola, prego. La ringrazio, consigliere, che mediamente credo di essere sempre abbastanza indaffarato nei consigli. Allora, questa è una risposta che viene articolata in due diversi testi. Uno redatto dai miei uffici e da Aster, il secondo invece redatto dagli uffici di urbanistica, perché coinvolge i due assessorati, tant'è vero che questo avrebbe dovuto in parte essere rivolto a me e in parte all'assessore Cenci. Inizio dalla parte che mi compete. Allora, una breve nota sulle procedure attualmente in uso per la rimozione dei graffiti dei muri cittadini. Il servizio di rimozione graffiti è curato da Aster dal 2011. La spesa media annuale si aggira su 50.000 euro annui più IVA e spese tecniche. Mediamente si eseguono 60 interventi significativi annuo. L'attività viene svolta per la maggior parte in appalto, in quanto richiede competenze ed attrezzature particolari per non danneggiare le superfici oggetto di intervento. Per quanto riguarda le procedure di intervento, Aster opera con le seguenti modalità concordate con la civica amministrazione. Si interviene subito su graffiti ingiuriosi verso lo Stato, le forze dell'ordine, la Chiesa, quelli che contengono istigazioni alla violenza e su tutti quelli presenti su immobili di proprietà pubblica. Si interviene inoltre su precisa richiesta della Questura o della Polizia Municipale in casi particolari. Per altre tipologie non si interviene, ad esempio le scritte sportive non vengono cancellate. Per richieste di interventi di dubbia interpretazione si contatta la direzione manutenzione per un parere. Quanto sopra ovviamente è dettato dalla considerazione che occorre ottimizzare le poche risorse disponibili. Occorre ricordare che la maggiore criticità è cancellare le scritte su materiali pregiati, quali ad esempio il marmo, perché il marmo va in assorbimento. Le zone più interessate dalle scritte sono di gran lunga il centro cittadino e in particolare il centro storico, ad esempio il monumento ai caduti di Piazza della Vittoria. Veniamo alla regolamentazione invece urbanistica. Secondo quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale, approvato con DGC del numero 75 del 7 novembre 2017, si precisa che l'ufficio colore della tutela del paesaggio valuta le proposte e rilascia le autorizzazioni per la realizzazione di murales o di altre forme di street art, in ottemperanza a quanto disposto al comma 6 dell'articolo 89, che dispone quanto di seguito riportato. La realizzazione o il restauro di pitture figurative e decorative artistiche in luoghi o su muri visibili da spazi pubblici o di uso pubblico, comprese le varie forme di murales, deve essere autorizzato dalla tutela del paesaggio nei termini di legge. Alla domanda deve essere allegata un'adeguata documentazione fotografica del sito e del suo intorno e il progetto dell'intervento firmato da un professionista qualificato oppure da artisti di chiara fama o di riconosciuto valore. La proposta deve contenere un bozzetto dell'opera oppure lo sviluppo della tematica espressiva corredata da esempi di opere dell'artista. L'aspetto sanzionatorio per chi contravviene è disciplinato dall'articolo relativo alle violazioni delle norme regolamentari indicate nell'articolo 118 del REC. Quindi sostanzialmente per fare un murales autorizzato si deve seguire una procedura piuttosto articolata, che è anche una forma di controllo, dove devono essere date delle garanzie a chi realizzerà il murales di essere comunque un artista di fama, non quindi un signor qualunque, deve avere determinate caratteristiche e deve fare una procedura amministrativa complicata. Purtroppo, per quanto riguarda invece la prima fase,
i limiti delle rimozioni sono legati a questa sorta di indicazioni che l'ho dato precedentemente. Consigliere Rossi, a lei per replica, prego. La ringrazio per la risposta, questo è il regolamento e speriamo, forse sarebbe opportuno quantomeno diffonderlo mediaticamente per farle conoscere un po' a tutti come funzionano le cose. Quello che chiedo nuovamente però intanto è la cancellazione di questi qua che sono atroci e veramente brutti esteticamente, grazie. Passiamo alla successiva interrogazione a risposta immediata, quella presentata dal consigliere Crivello, che chiede chiarimenti o informazioni in riferimento ai fondi di bilancio previsti per i municipi. Risponderà l'assessore Picciocchi. Consigliere Crivello, a lei la parola. Sì, grazie Presidente. Sempre complicato, non è per protagonismo, ma c'è sottofondo che... Un po' di silenzio per cortesia e un po' di ordine in aula, diventa difficile davvero poter esprimere un'interrogazione. Prego, consigliere. Ho giocato 30 secondi, ma so che lei sarà benevolo in tal senso. No, i quesiti che li pongo fortunatamente all'assessore che deve fare i conti con il pragmatismo, il tema delle risorse. E il tema è questo, è un tema delicato, perché questo dei municipi è un tema che mi verrebbe per alcuni passaggi da sorridere, perché un suo collega, assessore Picciocchi, sui social ha postato chi l'ex assessore Crivello è colui che ha tagliato le risorse per i municipi. Dico, ma francamente si fa presto andare a dare un'occhiata ai bilanci. In 3 anni 1 milione per municipio, 9 milioni in 3 anni a tutti i municipi. Nel 2017, naturalmente, l'assestamento di bilancio avremmo recuperato. Potevate, ovviamente, farlo lei, voi, assessore, lei lo sa, come potevate nel 2018 naturalmente rimpinguare. Ma volevo richiamare la sua attenzione non sulle affermazioni, alcune affermazioni fatte dal sindaco a Certosa, avremo poi altre occasioni per ragionare, quelle negate, ma altre sono proprio in bella vista sui siti, dove il sindaco parla di falsità però e poi dice nessun taglio ai finanziamenti. Non è vero che tagliamo i fondi. Le risorse per i municipi ci sono, ma adesso devono chiederle al Comune. Abbiamo a disposizione circa 10 milioni a municipio in termini di lavori pubblici. Ma mi aiuti a capire, Assessore, perché lei ne ha le capacità e le competenze. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che i municipi si rivolgeranno al Comune come se fosse, come se lei gestisse una sorta di bancomat, lo fanno con i progetti, senza progetti, insomma... Se si riferisce ai lavori pubblici, ma questo è legato naturalmente al piano triennale degli investimenti, dove è necessario, come lei ben sa, contare su finanziamenti che almeno stiano sopra i 100.000 euro. Servono i progetti, non so se si riferisca agli accordi quadro. Ecco, perché è chiaro che se si ci riferisce ai lavori pubblici è evidente che gli investimenti si fanno sul territorio. 9 municipi fanno un comune. Altrimenti non so dove si andrebbero a fare gli investimenti. Noi quando parliamo di risorse, tagli ai municipi, e credo che sia anche la sofferenza dettata anche nelle dichiarazioni di alcuni dei presidenti, facciamo riferimento ad altro, facciamo riferimento a quello che è naturalmente l'ispirazione e il conto capitale, che sono i 280.000 euro, ma facciamo riferimento ai 200.000 euro del 2014, ai 400.000 euro del 2015, e 400.000 euro del 2016, cioè risorse che in autonomia i municipi possono gestire individuando le priorità che spesso erano verde, scuole, marciapiedi e quant'altro. Ecco, mi aiuti a capire, perché le prime promesse furono in campagna elettorale dei 5 milioni, adesso scopriamo che ve ne sono 10, quindi 90 milioni, ecco, io temo che sia più un escamotage, perché lei sa bene che tutti gli ordini del giorno proposti nel corso del illustrazione delle linee di indirizzo furono bocciate, così durante il bilancio, e peraltro anche i documenti del sindaco non fanno minimamente cenno a nessun finanziamento, ma tantomeno fanno cenno ai municipi. Assessore Picciocchi, a lei per la risposta, prego. Grazie Presidente. Parliamo di una questione già ampiamente dibattuta in quest'Aula, quando in sede di approvazione del bilancio discutevamo sull'opportunità o meno di riconoscere i 400.000 euro in più nel conto capitale dei municipi rispetto ai 281.000 euro storici consolidati che la nostra amministrazione ha confermato.
Io non ho elementi innovativi rispetto a quello che era lo stato del dibattito in allora. Voi sapete che l'amministrazione ha ritenuto, per ragioni connesse ad una diversa impostazione della programmazione che certamente vedesse l'erogazione delle risorse da parte del centro, sicuramente in sede di piano triennale, sulla base di una concertazione delle opere condivisa con i municipi, perché questo è, diciamo, lo spirito, giusto o sbagliata che sia, questa è, diciamo, la linea individuata dall'amministrazione per quello che riteniamo essere un uso più efficiente delle risorse. Quindi, dal punto di vista degli impegni di bilancio, attualmente confermo nel bilancio di previsione del 2018 l'iscrizione di 281.000 euro per municipio sul conto capitale, più circa 25.000 euro sempre per municipio per acquisti attrezzature. Vorrei ricordare che comunque sia i munifici beneficiano anche di risorse in parte corrente che cubano nel bilancio circa 750.000 euro. E poi vorrei fornire un dato, lo faccio, diciamo, non in maniera, come dire, lo faccio in maniera molto laica come elemento di approfondimento, visto che poi alla fine quello che penso interessi a tutti è l'individuazione di un modello efficaci di gestione delle risorse. Per rispondere compiutamente a questa interrogazione ho ritenuto che fosse opportuno andare a vedere gli impegni dei municipi rispetto alle risorse che erano state loro assegnate nel contesto di questa gestione diretta. E allora vediamo che nel 2016 di fatto sono stati, quindi parliamo delle risorse impegnate nel 2016, quindi laddove operavano i famosi 400.000 euro, sono stati impegnate risorse per 5.133.000, quindi in che senso impegnate risorse? Sono stati chiesti mutui per 5.133.000, di cui ad oggi erogati 1.500.000. Quindi abbiamo un residuo che gestiscono i municipi di 3.500.000 euro. Per quanto riguarda la situazione del 2017, dove le risorse complessive si sono ridotte perché non c'erano i 400.000 euro in più, di fatto sono stati chiesti mutui, quindi cassa che oggi l'ente ha e su cui l'ente sta pagando interessi, per 2.117.000 euro, residuo ad oggi, siamo a giugno del 2018, di 2.081.000 euro. Quindi io penso che, indipendentemente poi da quelle che sono le scelte che, a mio modesto parere, non devono essere, come dire, strumentalizzate politicamente, ma non dico, consigliere Crivello, che lei lo stia facendo, non mi fraintenda, ben inteso. Però è un tema delicato, un tema di efficiente gestione delle risorse, perché poi i dati parlano chiari. Non stiamo pagando interessi che costano moltissimo all'ente su denaro che è giacente e che di fatto non viene utilizzato. Il motivo per cui non viene utilizzato deve essere oggetto del dibattito e delle riflessioni dell'amministrazione. Questi sono gli elementi. Grazie. Consigliere Crivello, a lei per replica, prego. Più che una replica è una constatazione, nel senso che io ritengo, ma anche in questo caso non è plagieria, ma ritengo che l'assessore al bilancio abbia un'intelligenza e un fisico, peraltro, assessore, che l'invidio che non gli permette di arrampicarsi sugli specchi. Nel senso che lei mi ha dato delle risposte che peraltro mi ha già sottoposto alla mia attenzione nel recente passato. Evidentemente lei non sa, ma questo lo capisco anche, non sa dove, a che risorse fa riferimento il sindaco quando dice che ci sono 10 milioni a municipio e che i municipi potranno rivolgersi direttamente ai comuni per poter attingere da lì. Mi pare di capire che non lo so, evidentemente si tratta di uno, no, non so di quale dichiarazione, che la può ritrovare, ma immagino che l'abbia letta perché lei è attento, mi ha dato tutta una serie di risposte che francamente hanno poco da spartire con la domanda, ma comunque torneremo sull'argomento. Passiamo alla successiva interrogazione a risposta immediata, quella proposta dal consigliere Pirondini a proposito delle programmazioni, intenzioni e promesse della Giunta nella risoluzione dell'ennesimo mercatino abusivo notturno, ora in piazza San Marcellino, con assembramenti anche di 300 persone in piena notte nella piazza. Risponderà l'assessore Garassino. Consigliere Pirondini, a lei la parola. Sì, grazie Presidente e buongiorno Assessore. Ci segnalano e quindi vi segnaliamo di questo nuovo mercatino abusivo nel centro storico, nella zona di San Marcellino, che crea, insomma, non pochi disagi, intanto chiaramente a chi abita lì,
questo mercatino ci fanno presente, nasce intorno alle 2 o alle 3 di mattina e prosegue fino alle luci dell'alba, quindi più o meno fino alle 7-8 della mattina, e tra l'altro creano un po' di disagi anche a chi ha dell'attività di affitto chiaramente regolare in quella zona, che come ben sappiamo vivono anche sulle recensioni che lasciano gli ospiti, e chiaramente spesso questo tipo di recensione diventa una recensione negativa, poiché viene segnalato che magari nel cuore della notte vengono svegliati da questo tipo di attività. Quindi vorremmo sapere se siete a conoscenza di questo fenomeno e nel caso quali sono le iniziative che vogliate intraprendere rispetto a questo problema. Grazie. Assessore Garassino, a lei, prego. Sì, grazie Presidente, grazie Consigliere Pirondini. Ma innanzitutto non ha queste proporzioni bibliche di 300 persone, anche perché la piazza non potrebbe ospitarle neanche in verticale 300 persone, e non ci sono, ho chiesto ancora oggi al responsabile del nucleo centro storico, e è vero che diverse notti succede, perché è chiaro che attenzionando la zona di Sottoripa, purtroppo non potendo alleggerire dalle presenze sgradite per sempre sta città, le presenze sgradite si portano in altri siti. Quindi io adesso le leggo la relazione che mi hanno fatto relativa a questo mercato abusivo, che raccoglie niente po' di meno che quelli che facevano il mercatino abusivo di Sottoripa. Noi cerchiamo di stare sul pezzo sulle varie situazioni, ovviamente, fermo restando che in alcuni casi è più difficile intervenire rispetto ad altri, quindi alle volte la carenza di organico, come dire, nel momento in cui tu la sposti in una zona, lasci, non dico scoperta, ma meno controllata un'altra. Comunque ho chiesto di attenzionare questa piazza, soprattutto nel periodo notturno, che è quello dove la sua segnalazione, che è vera dal punto di vista nella pratica, ma i numeri sono molto più bassi, ci sono mediamente 10-15 venditori e una trentina di persone che si alternano a fare da compratori. Comunque le leggo che cosa mi hanno mandato e poi semmai le aggiungo ancora due considerazioni. Per il contrasto di questa attività di scambio e vendita di merci recuperate in via prevalente dai conferimenti di rifiuti e da merci dismesse da vari soggetti in ore serali notturne nella zona di Sottoripa tra Ponte Reale e Ponte Calvi, è in atto dal 2017 un dispositivo coordinato dalla Questura che vede l'alternarsi periodico in ogni notte di pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, e la presenza ogni mattina dalle 6.45 alle 8.30 delle pattuglie di prossimità e antidegrado del primo distretto del centro storico. Conseguentemente, nella zona che le dicevo prima, si è assistito a un progressivo spostarsi verso ponente di questo fenomeno. Attualmente le attività vengono svolte in orario variabile tra le 4.30 e le 5 del mattino e non oltre le 7.30, nella zona compresa tra la parte terminale di via di Sottoripa, dopo l'intersezione con via al Ponte Calvi, piazza e vico San Marcellino e in qualche occasione piazza Don Gallo. Proprio per reprimere tale fenomeno, su proposta della Polizia Locale, formulata in sede di riunione operativa presso la Questura, si è divenuti a una modifica del dispositivo di servizio a firma del signor Questore, che include anche la zona di via e piazza San Marcellino. Sempre in tale sede, cioè nella sede del Comitato in Questura che ogni settimana la Polizia Locale fa con Polizia Carabinieri e Guardia di Finanza, sono stati analizzati possibili correttivi per arginare il problema. E a titolo d'esempio in questi giorni è stato predisposto un servizio ad hoc da parte della Polizia di Stato teso al controllo delle persone partecipanti con apposita ordinanza a firma del signor Questore. Si specifica che il personale impegnato nelle pattuglie sia serali che notturne che diurne è stato sensibilizzato sulla problematica evidenziata proprio da lei, consigliere. Questo è chiaro che quindi cercheremo anche di stroncare quest'altro mercato abusivo,
fermo restando che poi bisognerà procedere a livello governativo a una sana politica sulle presenze territoriali che non siano ovviamente persone atte a fare cose che siano contrarie alla legge. In questo caso, secondo me, ci vorrebbero anche lì dei correttivi in modo che chi comunque opera con un mercato abusivo abbia delle pesanti, come dire, ripercussioni sul piano penale, perché se no non facciamo altro che intervenire nelle zone, ma se le persone che sono lì si spostano, si tratta semplicemente, come dire, di inseguire nella speranza che poi, spostandosi sempre di più, alla fine riusciamo a mandarle fuori dal territorio cittadino. Consigliere Pirondini, a lei per replica, prego. Sì, grazie. Beh, anche lei ha ricordato che insomma, la zona è vasta, quindi il numero deriva anche dal fatto che non si parla solo di San Marcellino, ma di tutta una zona attigua, quindi i numeri secondo me sono assolutamente pertinenti rispetto a quel tipo di fenomeno. Sicuramente non è un problema semplice di soluzione. La cosa antipatica è sicuramente che questo tipo di attività possa poi andare ad inficiare il lavoro di invece attività regolari che possono essere anche, come dire, un ottimo presidio e un'opportunità per la nostra città. Quindi monitoreremo insieme a voi su questo specifico argomento e la interrogerò appena possibile per sapere quali sono gli sviluppi. Grazie. Passiamo all'interrogazione successiva, quella presentata dal consigliere Gambino, che chiede informazioni statistiche su come la manifestazione Euroflora ha influito sulle attività commerciali nel quartiere di Nervi. Risponderà l'assessore Bordilli. Consigliere Gambino, a lei la parola. Grazie Presidente. Allora, su Euroflora si è parlato tanto, sui numeri di affluenza delle persone, di come l'organizzazione, ci siamo detti in più occasioni che siamo stati bravi, belli e simpatici, però mi piacerebbe adesso un attimino approfondire anche quello che è il discorso delle attività commerciali, di quella che è stata la ricaduta sulle attività commerciali di Nervi. Questo non tanto per continuare a dirci quanto siamo stati bravi e belli, come dicevo prima, ma per capire il fenomeno ed eventualmente per le future manifestazioni apportare dei correttivi che possono andare nella direzione di migliorare quella che è il business e l'attività commerciale, diciamo, il ritorno economico di chi, come i nerviesi, le attività commerciali nerviesi, da una manifestazione di questo genere potevano inizialmente pensare di avere, tra virgolette, una servitù e invece un'opportunità. Quindi avere un po' di numeri su come è ricaduta sulle attività commerciali di Nervi la manifestazione Euroflora. Grazie. Assessore Bordilli, a lei la parola, prego. Sì, buongiorno. Ma allora, sicuramente riusciamo a fornire subito dei dati qualitativi più che quantitativi, in questo senso che le realtà commerciali su Nervi sono state coinvolte dall'inizio della manifestazione, anzi dall'inizio dell'organizzazione della manifestazione, quindi da febbraio circa. E hanno organizzato una quantità di eventi cioè tali sul territorio con i quali si è garantita un'affluenza sempre costante nelle varie giornate. Come dicevo, sia dal ritorno delle realtà di categoria che poi anche dai diversi giri fatti proprio nella delegazione, sia in corso della manifestazione che a manifestazione finita, si è avuto un ottimo riscontro dei commercianti, soprattutto per quanto riguarda il target, diciamo, riferito al food and beverage, quindi un ottimo riscontro per tutto quello che è bar, cioè ristoranti, forni, per chi vendeva delle tipicità locali della nostra terra. Un ritorno ottimo anche per tutto quello che riguarda un target di vendita
diciamo medio-alto, quindi sull'abbigliamento, sull'abbigliamento a livello più alto cioè, vi è stato un incremento non pari, diciamo, a chi vende in, come cioè medio-basso. In generale è un evento che ha riscosso forte gradimento e in generale soprattutto è un evento che ha visto coinvolto sia la parte commerciale, cioè vista come negozi, ma anche, non dimentichiamolo, tutto quello che riguarda gli aspetti legati all'accoglienza. Gli alberghi di Nervi hanno garantito un'occupazione del 100%, e poi nella città con una media dal 90-95%. Quindi sicuramente un ritorno molto positivo, tanto che ci stiamo per vedere, per l'organizzazione delle sere nerviesi, cioè proprio con idee e con tanti di progetti nuovi sulla scia di un risultato molto molto positivo. Consigliere Gambino, c'è replica, prego. Sì, solo per ringraziare delle risposte esaustive. Magari nei prossimi incontri sarebbe opportuno capire anche da loro se ci sono dei feedback di miglioramento, perché secondo me non si migliora solo analizzando quello che è stato il successo, ma anche analizzare quelle che sono state magari le difficoltà, le pecche che questa organizzazione gli ha potuto causare, quindi giusto per essere più efficaci nelle organizzazioni degli eventi successivi. Comunque grazie. Siamo alla successiva interrogazione, quella presentata dal consigliere Terrile sulla riduzione delle classi nelle scuole comunali dell'infanzia Montale, Glicine e quartiere Camoscio nel municipio Terzo Bassa Valbisagno. Risponderà l'assessore Fassio. Consigliere Terrile, a lei la parola. Grazie Presidente. Sì, l'interrogazione ha ad oggetto la situazione nelle scuole dell'infanzia comunali Montale di Via Fea, quartiere Camoscio di Via Bracelli e Glicine di Via Motta, perché veniamo a conoscenza da cittadini sul territorio, genitori, insegnanti, che il Comune intenderebbe ridurre di una classe la scuola dell'infanzia Montale, di un'altra classe la scuola dell'infanzia quartiere Camoscio e di ben due classi la scuola dell'infanzia al Glicine. In particolare in questi mesi l'associazione genitori Scuola Borsi e il comitato dei giardini Albero del Ciao ha raccolto oltre 1400 firme di genitori e abitanti nei quartieri, stiamo parlando della Bassa Valbisagno. Lamentano tuttavia che da marzo il Comune non abbia risposto alle richieste di incontri. La questione è stata oggetto anche dell'attenzione del Municipio, anche il Municipio non ha avuto risposte dal Comune, la questione è stata sollevata non solo dal gruppo del PD nel Municipio ma anche dal gruppo del Movimento 5 Stelle e anche oggi sugli spalti sono presenti alcuni genitori che vogliono avere informazioni sulla riduzione delle classi. Si aggiunga che se la soluzione è la riduzione di mezza sezione, ma comunque la riduzione delle possibili iscrizioni, questa non è una soluzione, perché faccio un esempio: alla scuola Montale, nonostante siano oltre quasi 20 le domande di iscrizione, o almeno erano quasi 20 qualche mese fa, magari sono aumentate nel frattempo, si parla della possibilità di inserire solo 9 bambini. È chiaro che questo crea un depotenziamento che tra 3 anni si riverbererà sulle scuole della scuola del ciclo obbligatorio e quindi la scuola Borsi, e crea un depauperamento del territorio della formazione, comunque della ricchezza della offerta scolastica in un territorio che è complesso come quello del Biscione. Quindi mi auguro di avere una risposta all'assessore Fassio. Assessore Fassio, a lei la parola, prego. La direzione delle politiche della scuola monitora annualmente le iscrizioni di tutti i servizi educativi 06 e in particolare gli inserimenti mensilmente. I dati delle iscrizioni vengono confrontati con i dati demografici, con l'offerta statale e con l'offerta che insiste non solo sul municipio ma anche sul quartiere. Per quanto riguarda i dati per l'offerta educativa 3-6,
che riguarda il municipio della Terza Val Bisagno. È vero che ci sono state delle riduzioni di sezioni, ma è anche vero che tutte le richieste comunali sono state accolte, in particolare per quanto riguarda il quartiere Camoscio. La scuola dell'infanzia è stata chiusa a mezza sezione, ma ci sono ancora 9 posti liberi. La scuola dell'infanzia Montale è stata chiusa una sezione, ma sono stati ammessi tutti i bambini e non ci sono posti liberi. Per quanto riguarda il Glicine, è stata chiusa una sezione e ci sono ancora 4 posti liberi. Invece per le altre scuole, che sono la San Fruttuosi, la Luzzati, la Rodari e l'Aurora, la situazione è rimasta invariata. E comunque nel municipio ci sono ancora 36 posti liberi. Non posso aprire classi senza bambini. Vi ringrazio. Consigliere Terrile per replica, prego. Grazie Presidente. No, non sono assolutamente soddisfatto della risposta, anche perché vengo a conoscenza che la riduzione non è solo di mezza classe, per esempio, alla scuola Montale, ma è di una classe intera. E a questo punto io credo che al Consiglio di martedì prossimo sarebbe opportuno che l'assessore incontrasse una delegazione di genitori abitanti del quartiere che da mesi chiedono di essere ricevuti, ma evidentemente l'assessore non trova il tempo. Penso che sarebbe opportuno che dopo le richieste del municipio e le richieste del sottoscritto finalmente si potesse avere un confronto. È irrituale, ma l'assessore mi chiede ancora la parola, prego. Ragione. Credevo fosse nella logica comunque della dinamica dei lavori. Ad ogni modo avrete modo di confrontarvi di persona. Passiamo all'interrogazione successiva, quella presentata al consigliere Bertorello sulla sicurezza dei giardini di Viale Bernabò Brea, dove orde di ragazzi, soprattutto nel fine settimana, trascorrono le ore notturne facendo schiamazzi e disturbando la quiete dei residenti, chiedendo anche la possibilità di installare telecamere. Risponderà l'assessore Garassino. Consigliere Bertorello, a lei la parola, prego. Grazie Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, io ho fatto un accesso, devo dire che ho sentito quando ero in loco già l'assessore Garassino, che ringrazio. Qui parliamo di un'area su cui insiste una zona, un'area giochi in mezzo al verde tra le ex case popolari di Via Bernabò Brea, che hanno come grave difetto quello di essere state concepite, secondo me, in maniera, sotto il profilo architettonico, assurda, in maniera circolare, tale da creare una sorta di, lo dico magari in maniera inappropriata, di ghetto, con in mezzo, in una conca, quest'area giochi coperta dal verde. Ora, mi dicono i cittadini che ci sono orde di giovani non residenti in zona che sfruttano la ombrosità della zona, il fatto che non sia, che sia molto nascosta, per sostanzialmente porre in essere condotte illecite, e parlo di disturbo della quiete pubblica in orario serali. Mi dicono anche, da accertare chiaramente, spaccio di droga e nell'area su cui poi giocano i bambini durante il giorno. Quindi io chiedo, visto che è allo studio della Giunta e dell'assessorato alla sicurezza l'installazione di telecamere in alcune zone critiche della città, di considerare anche questa zona, perché è inutile poi spendere dei quattrini e mettere a posto magari l'area giochi, che è un'altra cosa allo studio del municipio, se poi la zona non è controllata e magari il giorno dopo che sono state investite delle somme e riparati i giochi per i bambini, vengono di nuovo divelti o semidistrutti da queste persone poco civili. Quindi, siccome è un'area pubblica che non è recintabile, anche se di primo acchito sembrerebbe privata perché è ad appannaggio dell'anello di case popolari che insistono su quell'area giochi, sarebbe secondo me alquanto opportuno controllarla mediante sistemi audiovisivi. Grazie. Assessore Garassino, a lei, prego. Grazie Presidente, grazie Consigliere Bertorello, che tra l'altro il suo 54 mi permette di parlare di un progetto che stiamo portando avanti, a dire la verità, la partecipazione a un bando del Ministero degli Interni dedicato proprio alle telecamere. È un bando dove comunque sarà la Questura a individuare le aree,
che sono le aree dove avvengono più furti e più attività vandaliche, su cui proprio il municipio Medio-Levante è una delle zone sotto osservazione con la casualità più alta di queste cose che dicevo prima. Quindi se, come speriamo, il bando avrà esito positivo, potremo metterne un discreto numero su tutto il municipio e terremo presente su quest'area. Se non vinceremo il bando, comunque vedremo di riuscire a inserire, calcoli che abbiamo 130 richieste più o meno urgenti che ci hanno fatto pervenire fra municipi e segnalazioni di comitati e cittadini, tra cui c'è anche questa di Viale Barnabo Brea. Considero assolutamente più che intelligente e pragmatica la sua idea che quando si restituisce un bene comune positivo come i giochi per i bambini ci debba essere un controllo dell'area, perché sennò gli atti vandalici purtroppo accadono spesso, rischiamo poi di buttare via dei soldi. Quindi abbiamo preso in carico la richiesta, o col bando o in altro modo, vediamo comunque, speriamo già sicuramente entro il 2018 di provvedere all'installazione. C'è replica, consigliere Bertorello? Passiamo all'interrogazione successiva, quella posta dal consigliere Villa, a merito alla chiusura della filiale Carige di via Burlando di servizi e disagi per le migliaia di cittadini nel quartiere. La risposta sarà data dopo l'appello dall'assessore Vinacci. Prego, consigliere Villa. Grazie Presidente, grazie Assessore. Un po' di settimane fa è stato comunicato alle centinaia di clienti e ai cittadini delle zone di via Burlando e via delle Ginestre la chiusura della filiale di via Burlando. Ora, nel rispetto delle parti e ben consci del fatto che come comune non possiamo certamente interferire sulle scelte, sulla riorganizzazione di una banca che si ritiene una banca comunque del territorio, legata fortemente per delle ragioni storiche ed economiche al territorio stesso, la cosa ci ha molto sorpreso e ha sorpreso, ha sorpreso in particolar modo tutti i cittadini e i commercianti di questa zona, che nell'arco di 4 chilometri, in un quartiere densamente abitato, di circa 12.000 abitanti, io credo che chiunque conosca quelle zone si renda conto del contesto nel quale parliamo, avrebbero perso l'ennesimo servizio. Altre cose erano già state tolte al quartiere. Noi riteniamo che la banca, nel pur rispetto della proprietà privata, comunque rimanga un servizio indispensabile per un quartiere. Non c'è nessun'altra banca in quel contesto. I clienti sono stati direttati in una filiale di Piazza Manin già oberata da altre centinaia di clienti ai quali mi si dice essere fortemente trafficata e utilizzata, e queste persone, porto la voce delle 841 firme che sono state raccolte in queste settimane, che io consegnerò personalmente all'assessore Vinacci, lo ringrazio, e al sindaco di Genova, perché si attivino nei confronti della Carige, perché venga salvaguardato un servizio per quel territorio, per i residenti e per i commercianti, sia veramente garantito. Sfido chiunque, a partire da via Burlando, zona incrocio via delle Ginestre, dove ci sono tutti i servizi di questo quartiere, e andare fino, voglio dire, a Piazza Manin, in un contesto decisamente, magari con una pensione in mano, magari controllati da qualcheduno che sa che la stai ritirando, in particolar modo persone anziane, ma altrettanto per mantenere vivo il tessuto commerciale ed urbano di questi quartieri che sono già stati fortemente depauperati e penalizzati da tante altre situazioni. Non a caso nella settimana prossima ci sarà un'altra interrogazione. Quindi io porto l'invito e la richiesta forte di questi cittadini perché appunto la filiale rimanga lì o venga mantenuto comunque un presidio di servizio bancario al quartiere stesso. La ringrazio. Colleghi, buongiorno. Vi prego cortesemente di prendere posto.
Diamo il via alla seconda parte del Consiglio Comunale di Genova di martedì 22 maggio 2018 e diamo la parola alla Segreteria Generale per l'appello. Dottoressa Puglisi, a lei, prego. Buongiorno, procediamo con l'appello. Amorfini, Anzalone, Ariotti, Avenente, Baroni, Bernini, Bertorello, Bruccolieri, Brusoni, voce assente, Campanella, Cassibba, Ceraudo, Corso, Costa, Crivello, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Giordano, Grillo, Immordino, Lauro no, Lodi, Maresca, Mascia no, assente giustificato, Pandolfo, Piana, Pignone assente giustificato, Pirondini, Putti, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Vaccalebre, Villa. Colleghi, 37 presenti, la seduta è valida, vi chiedo cortesemente un attimo di attenzione per ricordare una persona che è seduta tra questi banchi. All'età di 89 anni si è spento pochi giorni or sono il dottor Remo Soro, medico e già consigliere comunale nelle fila della Democrazia Cristiana, dapprima durante la giunta di Fulvio Cerofolini e successivamente durante il mandato del sindaco Campart. La sua passione per la politica non lo ha mai distolto dalla professione, che ha continuato a svolgere fino agli ultimi giorni della sua vita con competenza e disponibilità. Lo ricordiamo per la sua grande umanità, per la cortesia, e porgiamo le più sentite condoglianze ai figli, ai nipoti che tanto amava e ai parenti tutti. Vi prego di osservare un minuto di silenzio. Ringrazio. Proseguiamo con i lavori, ritorniamo un attimo alla risposta che l'assessore Vinacci renderà all'interrogazione del consigliere Villa. Prego, assessore Vinacci. Bene, ringrazio il consigliere Villa che ha chiuso il suo intervento dicendo che solleciterà una sensibilizzazione maggiore nei confronti della banca. Ci siamo portati avanti, l'abbiamo già fatta e proprio questa mattina ho ricevuto delle delucidazioni in via scritta dalla banca che ci spiega perché hanno preso questa decisione. Beh, loro sostengono aver preso la decisione intanto perché la metà dei clienti della banca sono a egual distanza da Piazza Manin, quindi nella filiale in cui sono stati dirottati tutti i correntisti. E poi perché questa filiale di Piazza Manino è una filiale che sicuramente è più aperta a ogni tipo di servizio, quindi per un miglioramento del servizio dove ci saranno clienti privati e aziende.
nella realtà dei fatti, questo non c'è scritto, sappiamo anche quelli che sono i problemi che le banche hanno in questo momento. Aggiungo però, quando ho sentito dire che i clienti sono a 4 km di distanza, che da quanto mi dice la banca non è così, quindi metà sono uguali distanza e gli altri, se fossero anche a 4 km, vuol dire che erano già a 3 dalla vecchia. Quindi non c'è questa grande differenza. Non li sto giustificando nel modo più assoluto, sicuramente vedremo di fare ancora qualcosa di più, però ho una dichiarazione proprio della Direzione Generale della Banca che mi dice questa è una scelta strategica dovuta al miglioramento del servizio. Capisco che non sarà così per tutti, però al momento questa è la risposta che ci hanno dato. Signore Villa, lei per replica, prego. Ma io ringrazio l'assessore della risposta, che mi vede per quello che lui ha fatto soddisfatto, ma non soddisfatto, perché una banca che si ritiene legata al territorio e che in effetti è, perché per chi abita in via delle Ginestre parte bassa sono 4 chilometri, evidentemente la banca questi calcoli non l'ha fatti, ma al di là del fatto che ci siano 840 persone che tramite gli esercizi commerciali abbiano firmato, credo che sia anche un problema sociale che questo comune deve affrontare. Noi non smetteremo di protestare, non contro la banca, o meglio contro quella banca, perché si possono tenere delle condizioni, voglio dire, diverse, o possono essere, voglio dire, individuate delle formule o delle situazioni alternative. Io credo che in un contesto così particolare, che noi sappiamo, sia impossibile non avere un servizio di quel tipo. Noi abbiamo notizie che invece la filiale di Manin è già oberata da molto lavoro, che già ci sono code perché è in surplus, perché ha già ricevuto degli altri clienti da altre filiali che sono già state chiuse, quindi io non so come la banca stessa, ma non entro nel merito, riuscirà a soddisfare le esigenze dei cittadini. Ma questo è un mio modestissimo esempio, perché non vorrei che ci trovassimo, ecco, voglio dire, poi è chiaro che io ho rispetto assoluto dell'attività della banca eccetera, ma indubbiamente noi non smetteremo mai di far presente che la banca li servirebbe. Grazie. Sì, vedo alcuni consiglieri prenotati per mozione d'ordine. Consigliere Pirondini, prego. Grazie Presidente, le chiedevo se fosse possibile, visto che sono presenti sugli spalti il Comitato Creativi di San Lorenzo, vista anche la presenza di assessori che potrebbero dare una risposta, se fosse possibile una sospensione ed audirli in capigruppo. Grazie. Noi avevamo già ricevuto una richiesta che poteva vedere una loro calendarizzazione prossima settimana. Se non ci sono contrari alla richiesta, sospendiamo. Il consigliere Terrile, prego. Ne approfitto perché per uscire dalla irritualità di prima della risposta dell'assessore Fassi, visto che ci sono alcuni genitori che delle scuole di cui ho fatto l'interrogazione che lamentano il fatto di non aver trovato posto per i propri figli, se si sospende il consiglio chiederei la possibilità che l'assessore Fassi possa ricevere questi genitori. Sì, c'era il consigliere Crivello, poi forse il consigliere Bertorello. Prego, consigliere Crivello, sempre su mozione d'ordine. Sì, mi sembra che si è conclusa da poco. A me va bene anche il contrario, ma avevamo concluso la conferenza dei capigruppo dove mi pareva avevamo espresso la piena disponibilità di incontrarli. Poi se vogliamo cambiare in corso d'opera va bene. Insomma. Io direi, ecco, non so, consigliere Bertorello. Io penso che questo è un consiglio monotematico su un tema che è stato appositamente calendarizzato, di incontrare e sentire chiunque sia opportuno, però al margine, a latere del Consiglio Comunale, non prima. Quindi, le proposte sono sostanzialmente quindi quelle di o rinviare a martedì prossimo come calendarizzato in conferenza, o audire in questo momento, o attendere la fine della discussione dei lavori. Quindi ecco, se troviamo una quadra su non so, quella che potrebbe essere una posizione mediana, di audirli alla fine dei lavori, ditemi voi, se no devo mettere al voto, capisco che sono qua presenti, però mi pare che le posizioni siano divergenti. Consigliere Crivello, prego. Io non ho detto che avevamo, se vogliamo cambiare cambiamo, sono presenti vediamoli, non credo sia opportuno, io penso, vederli dopo, forse è opportuno vederli prima. Consigliere Bertora, consigliere Villa? Allora sospendiamo 5 minuti, prego consigliere Villa. Il mio non era,
in ordine a questo argomento, ma mi sembrava che la signora Vinacci stesse terminando di rispondermi a una mia interrogazione. Se gentilmente, visto che lo stava facendo, un secondo. Scusa, io ho già dato la parola per replica, no, ma presumo che. L'ho visto l'assessore, esattamente, lo ringrazio, si stava girando verso di lei per rispondermi ancora una cosa, ma se ciò non è possibile. La sospensione è un modo sicuramente di chiarire e di integrare la risposta. Sospendo 5 minuti per incontrare con i capigruppo i rappresentanti dell'associazione di San Lorenzo. Colleghi, vi chiedo di prendere posto, prestare attenzione, riprendiamo i lavori della seduta odierna e prima di affrontare l'argomento che sarà oggetto della discussione della nostra seduta monotematica, affrontiamo un articolo 55 che è stato presentato dal consigliere avvenente, sul quale abbiamo avuto modo di ragionare in conferenza capigruppo, quello relativo al tragico tema delle morti bianche sul lavoro, tema di scottante e drammatica attualità. Do la parola quindi al proponente, al consigliere avvenente, ricordando a tutti che ai sensi del regolamento è possibile intervenire uno per gruppo per non più di 3 minuti. Consigliere, a lei la parola, prego. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sì, questo è un argomento particolarmente attuale, perché le notizie che ci pervengono quotidianamente di fatto sono un bollettino di guerra. Oltre 250 morti sul lavoro dall'inizio dell'anno, quasi 2 morti al giorno, rappresentano davvero un biglietto da visita pessimo per il nostro Paese. Credo che nel terzo millennio sia davvero impensabile che si possa continuare su questa falsariga che ormai ci ha portato ad essere tra i fanalini di coda del mondo per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro. Dicevo, oltre 250 morti, un'enormità di feriti e di persone che si porteranno dietro per tutta la vita i segni indelebili del frutto di queste disattenzioni che davvero causano ferite profonde nelle famiglie, in chi resta, ma anche, come posso dire, nei ricordi delle persone che non ci sono più. Certamente il Consiglio Comunale, l'amministrazione comunale non può intervenire in maniera diretta, però credo che su questo argomento valga la pena fare qualche riflessione e chiedo a lei, Presidente, se ritiene di convocare una commissione, quando sarà possibile, alla quale potremo chiedere di partecipare le organizzazioni sindacali, i rappresentanti dei lavoratori, i rappresentanti di Confindustria, in modo che si possa approfondire questo argomento che davvero rappresenta un tema di una gravità inaudita. Nella nostra città, ahimè, e nella nostra regione, non è certamente esente la nostra regione da questi episodi gravissimi, non a caso un ragazzo che lavorava nelle attività portuali non più di 15 giorni fa è rimasto schiacciato sotto un carico pesante che veniva movimentato da una gru. Quindi davvero io credo che ognuno di noi debba farsi un esame di coscienza e nel limite del possibile intervenire per cercare di sensibilizzare a tutti i livelli chi può intervenire per cercare di far riprendere con tutta la lena possibile tutti i controlli e le verifiche da parte degli ispettori, dell'ispettorato del lavoro, che debbano in qualche modo mettere nelle condizioni i datori di lavoro e gli operai stessi di essere formati in modo adeguato per cercare di evitare nel futuro queste cose. È chiaro che la precarizzazione dei rapporti di lavoro non ha certo agevolato questa situazione, anzi semmai ha acuito questo problema, rispetto al quale chiedo davvero la sensibilità di tutti i gruppi e la sua in particolare per poter affrontare questo tema nelle sedi opportune, che non può altro che essere quella di una commissione dedicata. Grazie. Consigliere Crivello, prego. Sì, ecco, davvero brevemente, non certo perché il tema non sia di straordinaria e grandissima importanza. Peraltro ricordavo alcuni dati, collega Venente, insomma, già nel 2017
I decessi sono saliti del 5,2%, 632 nell'anno 2017. Quindi i dati sono questi, evidentemente non è che se l'economia, come tutti auspichiamo, fa dei balzi in avanti, questo deve corrispondere, ahimè, questa è la testimonianza che evidentemente prevenzione, controlli, formazione e quant'altro siano ampiamente sottovalutati. Un ultimo dato, e poi ho concluso, Presidente, vi è anche questo dato, collega Venente, dell'INAIL, che oltre naturalmente a questo dato drammatico dei decessi, in più di una circostanza sono decessi anche multipli, cioè quindi sono più lavoratori. E secondo l'INAIL crescono anche gli infortuni sul lavoro, cioè gennaio-luglio 2017 380.000 denunce, quindi 4.750 in più rispetto al 2016. Quindi certamente un comune ha competenze particolari, ma il lavoro di sensibilizzazione è un lavoro politico anche attraverso una commissione, assolutamente siamo d'accordo. Consigliere Maresca, prego. Grazie Presidente, sono in completa sintonia con l'articolo 55 presentato dal collega Venente, soprattutto in questo periodo vediamo quanti incidenti, io parlo dal mio profilo, ci sono purtroppo in porto, ci sono stati a Genova, ci sono stati a Livorno, quindi anzi una commissione che si preoccupi di dare impulso in un certo senso anche al rispetto delle normative vigenti di sicurezza e anche magari da dare un impulso al nuovo governo per mettere in agenda delle possibili riforme, delle possibili modifiche oppure dei possibili osservatori su questo, lo riteniamo una cosa più che opportuno, anzi indispensabile. Grazie. Consigliere Giordano, prego. Grazie Presidente, ringrazio il consigliere Avenente per aver introdotto un problema annoso, un problema molto molto serio del nostro Paese, dove la prevenzione non è vista come un atto risolutivo per la vita dei lavoratori, ma è visto come un fastidioso costo. Quindi sicuramente le ultime riforme del lavoro sono state complici anche di un sistema che rende schiavo il lavoratore e l'economia invece la fa da padrone. Il concetto è lavorare per vivere o morire per lavorare. E il secondo punto è come mai nel nostro paese i controllori sono anche i controllati, sono gli stessi soggetti. Quindi che ben venga la commissione con le organizzazioni sindacali e con gli organi competenti per analizzare quello che è un problema che la nostra città subisce come tante altre città e eventualmente intraprendere anche un documento condiviso con tutti i gruppi consigliari da inviare al nuovo governo che si insiederà affinché sia una delle principali dei principali obiettivi da perseguire. Non ci sono altri colleghi che intendono intervenire. Consigliere Putti, prego. Sì. So che qualcuno potrà non essere d'accordo con la frase con cui introduco questo breve mio intervento, però sui muri della nostra città qualche anno fa c'erano delle scritte che campeggiavano probabilmente in tutto il mondo e poi venivano tradotte anche in italiano. Queste scritte dicevano produci, consuma e crepa. E allora per me, giovane, erano difficili da interpretare. Quando sei giovane hai una visione, come dire, della vita come eterna, del domani come occasione per realizzare una parte dei tuoi sogni, delle tue ambizioni, eccetera. Io credo che mai, come in questo momento, invece rifletta un po' la visione di mondo che stiamo cercando di costruire. Credo che sia importante ogni tanto, e ringrazio di questo il consigliere Avvenente, darsi l'occasione di fermarsi e ribadire alcune cose, ricordarsi alcune cose, perché altrimenti questo produci, consuma e crepa ti assorbe e diventa realmente il tuo tram tram quotidiano, quella diventa il tuo trend di vita. E indubbiamente si sono fatte tante cose rispetto alla sicurezza sul lavoro.
noi italiani forse siamo un po' rifrattari nel recepirle completamente. Alcune volte viviamo, e io per primo lo faccio, quello che i responsabili della sicurezza con fatica cercano di trasmetterti come buona prassi, e tu invece lo vedi come ulteriore fardello, magari burocratico, magari invece fisico in certi tipi di lavorazioni, nell'affrontare la tua quotidianità. Però secondo me invece ogni tanto fermarsi e ricordarsi che la cosa importante è la vita, ed è, come dire, la cosa che va difesa innanzitutto, e poi il lavoro viene dopo e dovrebbe essere uno strumento per, come dice la Costituzione, in qualche modo valorizzarla, la vita e la cittadinanza. Quindi secondo me è opportuno che noi oggi abbiamo fatto questa interruzione con un 55 per questo, proprio nel momento in cui sono successi diversi accadimenti drammatici in varie città italiane, alcune tra l'altro in aree portuali, quindi zone che a noi sono vicine per vicinanza oggettiva, anche se non sono accadute nella nostra città. E secondo me è importante che cogliamo questa occasione per ricordarcelo, in modo tale che da domani possiamo riprendere poi ognuno nel suo lavoro o nel ricordare ad altri la parte di sicurezza che riguarda il proprio lavoro con un po' più di aderenza alla realtà. Consigliere Bertorello, prego. Ma ringrazio il consigliere Avenente per aver proposto questo tema, anticipando poi la trattazione degli affari correnti del Consiglio odierno. Tema che a me sta molto a cuore per ragioni, diciamo, sociali, personali e ovviamente professionali, occupandomi io di diritto del lavoro e relazioni industriali. Ma alcuni dati. Oggi, proprio anche per i recenti fatti di cronaca che sono occorsi nella nostra città in ambito portuale, nei trasporti, statistiche, cioè dati INAIL parlano di 151 morti bianche sul lavoro ad aprile 2018. Nel 2017 sono stati più di 1151, con un incremento dell'1,1% rispetto al 2016, quindi un trend purtroppo sensibilmente in aumento. E forse è un tema che troppo spesso è sottovalutato, fa notizia nel momento in cui si verificano fatti drammatici, ma il giorno dopo ci dimentichiamo tutti appunto di questi stessi fatti drammatici. Allora come prevenire, che cosa possiamo fare noi? Tanto giustamente sensibilizzando questo tema, parlandone fin dalle scuole, fin dai licei, dagli istituti tecnici, comunque dalle scuole secondarie, e parlandone anche negli ambienti lavorativi. Troppo spesso io posso constatare, per ragioni professionali, per motivi professionali, in occasione del mio lavoro, che gli adempimenti in materia di sicurezza, che sicuramente possono essere rivisti dal governo, possono essere rivisti dallo Stato centrale, sono visti dall'imprenditore come un male necessario, come un costo che si vorrebbe spesso evitare proprio per l'elevato tasso di complessità, di burocrazia nello stare al passo con la normativa. Però purtroppo non c'è soluzione, soprattutto per certe lavorazioni, per certi comparti, certi settori, sono costi inevitabili. Sono costi però che devono essere sostenuti, io dico, da tutti gli imprenditori. E qui mi collego al tema del lavoro nero, che è un altro tema drammatico, che è speculare, perché dove c'è precarizzazione, che è un altro tema ancora, e dove c'è lavoro nero, aumentano statisticamente, anche qui fonti, il Ministero del Lavoro, aumentano gli infortuni. Quindi è chiaro che si fa dumping sociale, si fa concorrenza sleale a non ottemperare, nonostante ci siano obblighi di legge e sanzioni che possono comportare la chiusura, oltre che la commissione di reati penali, per cui è competente la Procura della Repubblica, ma sanzioni molto gravi sotto il profilo dell'illecito amministrativo, che portano anche alla chiusura dell'esercizio commerciale dell'azienda, se non si adempie a queste normative. Ebbene, però, devono essere tutte adempiute, perché si crea, se no, una sperequazione tra imprenditori virtuosi e imprenditori che non sono virtuosi e che quindi risparmiano su un costo invece obbligatorio e non solo necessario. L'altro tema sono i nuovi lavori, ancora pochi secondi. Il mondo del lavoro è cambiato, quindi occorre che questa normativa, il mio è un monito,
che pongo anche a quest'aula consigliare, perché le nuove lavorazioni, il nuovo ciclo produttivo anche nel settore manifatturiero, che è ancora il settore principale per quanto in crisi nel nostro paese, deve creare, deve portare a una revisione anche di numerosi adempimenti che non sono più al passo coi tempi, su cui invito tutti a riflettere. Grazie. Bene, se non ci sono più colleghi che intendono intervenire, darai la parola al vice sindaco Stefano Balleari per una posizione della Giunta, comunque per rappresentare la posizione dell'amministrazione su questo tema. Prego. Grazie Presidente. Ma la posizione di questa Giunta è che non posso che ringraziare il consigliere Avenente per essersi fatto promotore di un argomento quantomeno assolutamente importante. Ho condiviso tutto ciò che è stato detto da tutti. L'unico intervento che non ho trovato perfettamente rispondente a quello che erano i miei pensieri personalmente, riguarda un pochino l'intervento del collega Putti, perché non è propriamente così, cioè nel senso, secondo me si può crescere, si può produrre, si può consumare senza necessariamente morire, anzi questo qua deve essere la finalità alla quale siamo rivolti tutti, alla quale noi tutti dobbiamo rivolgere il nostro pensiero. Vero anche che gli adempimenti sulla sicurezza dei lavoratori spesso vengono vissuti dalle aziende come un fardello inutile, ma questo qua fa parte un pochettino dei problemi del nostro paese, nel senso che tutto ciò, tutto si rende burocratizzato e diventa estremamente... Allora, invece quello che sono le buone pratiche da mettere in vigore per la salvaguardia dei dipendenti, e non solo dei dipendenti, perché di pochi giorni fa la notizia di un'altra morte bianca che riguardava il figlio di un imprenditore che lavorava nell'azienda del padre. Ora io non voglio pensare che il padre imprenditore abbia, violato quello che dovevano essere le norme di sicurezza sapendo che ci lavorava anche il figlio. Su questo qua immagino che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che un'operazione del genere non possa essere. Allora, quello che bisogna fare è avere una manutenzione particolare, soprattutto in certi generi lavorativi, che sono generi lavorativi particolarmente a rischio. Parliamo anche di quello che sono i lavori nel nostro porto, che sono lavori particolarmente... Allora, una particolare manutenzione alle attrezzature, un particolare oggetto deve essere fatto sulla sicurezza degli indumenti, degli strumenti, eccetera. Su questo qua dobbiamo lavorarci tutti e dobbiamo tendere assolutamente a quello per la salvaguardia di tutti, che come in quel caso lì ha riguardato il figlio del titolare di un'azienda sul quale io sono sicuro che lui non avesse voluto fare dei risparmi. Vero è anche che, come si diceva negli anni 70, per quanto riguarda le imposte, si diceva pagare tutti per pagare di meno. Ecco, su questo il consigliere Bertorello ha sollevato un'importante obiezione sulla quale stiamo, che la conosciamo tutti. In realtà si stanno verificando, e ne siamo a conoscenza, magari non direttamente, di operazioni di concorrenza sleale, perché se un lavoratore nero di un'azienda in nero produce e certamente non deve sottostare a quello che sono anche degli orpelli di tipo economico su quello che è la sicurezza, avremo che questa persona qua produrrà costi infinitamente più bassi rispetto a chi osserva le regole. Pertanto io sono un uomo di regole, vorrei che le regole venissero rispettate da tutti per la salvaguardia di tutti i lavoratori, e su questo qua deve essere il fine ultimo che noi tutti dobbiamo, al quale dobbiamo tendere, dobbiamo lavorare. Pertanto la ringrazio nuovamente per l'importanza del messaggio che ci ha lasciato in una città come Genova, che ha una sede di lavoro assai pericolosa, ma non è l'unica, perché parliamo anche dei cantieri edili che conosciamo spesso situazioni particolari. Grazie. Bene, passiamo quindi ora all'ordine del giorno. L'oggetto
cardine della nostra seduta, che deriva da una richiesta sottoscritta da tutti i capigruppo, da tutti i partiti politici che siedono in questo Consiglio, e cioè un ragionamento, un approfondimento sul patto per la salute mentale e la città che cura in occasione del 40° anniversario dell'approvazione della legge 180/78, denominata e conosciuta da tutti come legge Basaglia. All'ordine del giorno, come avete visto, c'è un documento che è stato sottoscritto anch'esso da tutti i capigruppo, e ci siamo dati in conferenza capigruppo una regolamentazione sui tempi per il dibattito, per l'approfondimento di questi argomenti, per cui chiedo ai consiglieri che intendono intervenire di prenotare il loro intervento in discussione generale che potrà essere utilizzata anche per la presentazione e l'illustrazione di documenti collegati, e mi riferisco in particolare al vicepresidente Grillo, che si è fatto promotore di un ordine del giorno che è in distribuzione. Terminata questa discussione, questi interventi in discussione generale e in illustrazione dei contenuti del documento, daremo la parola alla Giunta per la propria posizione, le proprie considerazioni, e al termine ci saranno le dichiarazioni di voto su quello che poi sarà un documento che sarà sottoposto all'attenzione del Consiglio, di modo che rimanga anche traccia tangibile del dibattito e degli impegni, dei propositi che scaturiranno dalla discussione odierna. Vedo come prima prenotata la consigliera Lodi, alla quale do la parola. Prego, consigliera. Grazie Presidente. Intanto mi spiace vedere che al tavolo di oggi in discussione non c'è tutta la Giunta. Credo che un tema così sarebbe importante davvero, anche perché ha visto il lavoro della maggioranza e della minoranza unito. Credo che sia importante che questi temi abbiano un loro riconoscimento a tutti i livelli. Questo tema nasce ed è stato stimolato da una serie di eventi, esattamente da una settimana che si è svolta all'insegna del ricordo della legge, appunto detta legge Basaglia, ma meglio dire legge 180, che faceva i suoi 40 anni. E la città si è trovata a affrontare questo tema e a affrontarlo in un modo nuovo, in un modo trasversale, occupando gli spazi, i luoghi in tutti i municipi, partendo da un evento che ha lanciato appunto il patto della città che cura, che era stato scritto, sottoscritto e lanciato da un gruppo importante, una rete che da un po' di tempo, in pari circa un anno e mezzo, ha lavorato insieme, dimostrando che la possibilità da parte non solo delle istituzioni ma delle associazioni, degli enti, di lavorare quando sia chiaro qual è l'obiettivo. Oggi mi risulta che il Comune di Genova, poi non so se l'assessore vorrà dirmi in contrario, spero di sì, ma andiamo avanti lo stesso, non ha ancora sottoscritto ufficialmente questo patto, però oggi siamo qui proprio come Consiglio Comunale. Noi spesso rivendichiamo il fatto che il Consiglio Comunale ha una sua forza, ha una sua autorevolezza, è l'espressione dei cittadini, a votare un documento che sostiene il patto, sostiene la firma del Comune di Genova ed è spinto verso azioni importanti. Faccio solo un breve passo storico, perché la legge 180 nacque in un periodo storico per i servizi, per il servizio sanitario. Nacque successivamente, venne approvata dopo l'approvazione del Servizio Sanitario Nazionale, dove per la prima volta si parlava di diritti per tutti, di accesso ai servizi, di servizi pubblici, di servizi sanitari, si parlava di sanità e si parlava di sanità e benessere per tutti. Poi ci fu la necessità, perché già allora, come adesso, forse anche lo dico un po' in tono, come dire, provocatorio della discussione, ma credo che debba essere una discussione costruttiva, si aveva un po' la paura che in realtà si potessero fare molti discorsi, ma gli utenti psichiatrici, le persone che avevano disturbo mentale, in realtà poi non venissero considerate all'interno di questa riforma del servizio sanitario, perché tant'è lo stereotipo, il diverso, il vedere comunque la persona ricoverata nell'ospedale psichiatrico era qualcosa di forte ma di diverso, che non voleva essere visto, che non voleva essere attenzionato, poteva essere
oggetto di differenziazione anche nell'applicazione di un servizio sanitario nazionale. E da lì allora alcune forze politiche trovarono la necessità di comunque ricordare, attraverso il superamento degli ospedali psichiatrici e attraverso la regolamentazione del trattamento sanitario obbligatorio, di far sì che anche gli utenti psichiatrici, anche le persone con disturbo psichiatrico, fossero trattati come gli altri. Fa un po' sorridere, perché forse a volte oggi ci troviamo a discutere di questi temi avendo la normativa che ci aiuta, ma credo che sia uno stimolo culturale di approfondimento, ma soprattutto uno stimolo a una comunità come è la città di Genova, a crescere in questo senso. E credo che sia importante perché all'epoca non solo si chiusero i manicomi, abbiamo visto in quella settimana molte testimonianze, le abbiamo ascoltate, le abbiamo audite, ma abbiamo visto che cosa volevano dire i manicomi, che cosa voleva essere l'ospedale psichiatrico, le storie non solo degli utenti ma delle famiglie, degli operatori, perché molti operatori erano coinvolti in queste strutture, hanno affiancato spesso la sofferenza delle persone. Il superamento è stata una grossa sfida, la sfida dei servizi, la sfida del territorio, perché a volte si fa presto a dire chiudiamo, ma apriamo le porte a un processo nuovo di innovazione, è sempre qualcosa di difficile, che ancora oggi ci stimola, ci mette comunque alla prova. L'umanizzazione che nacque nell'affrontare il tema della salute mentale fu una grande scoperta umana, e oggi io vorrei testimoniare l'attività attiva di molte persone, di molti utenti, di molti familiari che insieme agli operatori a Genova tramite le associazioni sono la cittadinanza, fanno parte di quella cittadinanza attiva di Genova. Le persone con disturbo psichiatrico chiedono di essere considerati il più possibile cittadini attivi in un momento in cui forse è un momento di crisi a volte, di valori, di ideali, di smarrimento, in cui attraverso questo documento non vengono richiamati in forma soggettiva di partecipazione. Fu una legge che introdusse e ci lanciò e ci lancia il tema della prevenzione, della cura, della riabilitazione in un percorso che deve vedere davvero tutte le istituzioni unite. E anche in questo un modo nuovo di vedere l'utente, di vedere la persona con più fatica di un'altra, protagonista davvero di un percorso suo di cura. Si è cominciato a parlare di lavorare con le persone e oggi in Consiglio Comunale portiamo insieme, credo che questo sia un grande traguardo come maggioranza e come minoranza, la sollecitazione a provare a immaginare una città che cura, stimolati da questo documento, dove le persone insieme alle istituzioni, insieme ai loro utenti, ai loro operatori, insieme alle associazioni e ai familiari, provano a definire un percorso. Solitamente, io sono assistente sociale, quando si stabilisce un percorso, più è condiviso insieme, più questo percorso, piccolo o grande che sia, porta i risultati. Quindi anche la politica, in qualche modo, oggi si assume questa responsabilità. Alcuni stimoli che nell'ordine del giorno sono stati ripresi, ma che il patto ha in sé, sono la costituzione proprio anche di alcuni strumenti. Uno dei più interessanti, secondo me, che ci riguarda più da vicino, è lo strumento della consulta della salute mentale, che davvero viene rivalutata, cioè come l'elemento della consulta viene rilanciato come un momento davvero di condivisione e di percorso che prevede in qualche modo un coordinamento delle azioni. Il Comune che cosa può fare sulla salute mentale? Molto, molto, perché la salute mentale riguarda davvero tutti, riguarda chi ha più difficoltà e più problemi, ma riguarda il cittadino genovese e la politica ne ha la responsabilità. L'obiettivo di porsi il benessere è una sfida importante, perché forse oggi la politica a tutti i livelli ha un po' smarrito questo senso, cioè si pensa molto a intervenire per ridurre il danno, intervenire per ridurre gli effetti anche della politica stessa. Oggi vorremmo provare a rivedere, a rilanciare, a riacquistare questo modo di immaginare la salute mentale come un'occasione da non perdere per fare una buona politica. E uno degli strumenti che è stato lanciato proprio all'interno di uno dei, direi proprio il primo incontro, è stato il tema del bilancio sociale. Il bilancio sociale potrebbe essere, oggi lo proponiamo, aprendo magari la riflessione ovviamente con l'assessore Picciocchi, ma questo è un grosso modo di vedere un cambiamento importante nel vedere
la differenza delle politiche, che è quello di calcolare, di valutare l'incidenza sul benessere, sulla felicità, lasciatemelo dire, spesso facciamo fatica ormai a parlare di felicità determinata dalla politica. Io credo che la felicità la politica la possa determinare se è buona, e quindi il bilancio sociale è la sfida in senso, diciamo, costruttivo, rispetto alla quale ci potremmo dare degli strumenti. Lo dico ci potremmo perché l'opposizione in questo, almeno parlo per il Partito Democratico, c'è ed è presente, perché allora sì che davvero possiamo capire come potranno incidere gli strumenti che vengono proposti positivamente rispetto a questo. Vado a chiudere dicendo che oggi sento di portare in questo Consiglio Comunale però davvero anche molta sofferenza. Credo che dovremmo lavorare di più insieme sulle politiche abitative, sulle politiche di inserimento lavorativo, sulle politiche inclusive, che vogliono dire tanto, che vuole dire anche aiutare e stimolare il volontariato, vuol dire trovare delle strategie. Però esiste ancora tanta e troppa sofferenza, forse perché le istituzioni davvero hanno pensato di intervenire dopo. E quindi il Comune, la Salute Mentale, la ASL, la Regione provino davvero a riparlarsi. A riparlarsi, perché ho scoperto che dalla sofferenza di tante persone, se accolta, possono nascere grandi cose. Credo che il patto presentato il 7 maggio alla città sia stato il risultato e la trasformazione di opera, di un'opera attenta, di un'attività da lunghi anni portata avanti dalle associazioni insieme alle istituzioni, che sono sempre andate un po' al di là del colore politico. Hanno posto al centro la persona, e secondo me una buona politica oggi ancora lo può fare, se lo può permettere. Consigliere Crivello, prego. Sì, grazie Presidente, ma credo che abbia fatto bene al capogruppo Lodi a ribadire questo aspetto legato al metodo, cioè questo percorso condiviso, il confronto, la rete, insomma, il coinvolgimento, frutto di un lavoro sinergico. È assolutamente un metodo più che apprezzabile, lo è ancora di più quando si affrontano tematiche come appunto quelle della salute mentale. Ma il merito anche di questo ordine del giorno credo sia in particolare quello di non porre soltanto all'attenzione una sorta di autocelebrazione. Propone impegni futuri, che sono la testimonianza, insomma, di quanta strada ancora ci sia da fare, quanto lavoro sia necessario naturalmente mettere in campo, sul solco tracciato dalla legge Basaglia. Il grandissimo merito, insomma, fu proprio quello di fare scoprire agli italiani una realtà che era più che nascosta, una realtà di fatto quasi negata nel nostro paese, in una società che in qualche modo aveva paura. Ed era possibile naturalmente non finire anche in manicomio, anche perché qualcuno ti considerava di fatto non normale, insomma, era possibile questo. Quando sappiamo a tutti gli effetti quanto sia labile il confine, e pensiamo quanto accade naturalmente, se ripensiamo in questi giorni, in queste ultime ore, insomma, quanto accade in famiglie cosiddette normali, insomma, femminicidi, stragi compiute nelle scuole, nelle università, ancora ieri una strage di una famiglia, insomma, intera, che veniva poi, il leitmotiv che senti, no? Era una famiglia normale, erano persone normali, strane, erano persone per bene. Allora, il filo è sottilissimo, il filo che in qualche modo si può spezzare. Allora, dicevo, nessuna autocelebrazione, tuttavia, nonostante i limiti, i ritardi, insomma, che ricordavo poc'anzi, le difficoltà, io ritengo che si tratti di un baluardo. Questa è una legge che nella difesa dei diritti civili e sociali dei soggetti più fragili ha rappresentato un baluardo. Vorrei ricordarlo perché spesso noi italiani nell'autoflagellazione, ma se non ricordo male, l'unico Stato al mondo nel 78 che chiudeva i manicomi, unico Stato al mondo. E mi pare che il documento lo ricordi, insomma, negli ultimi 40 anni 20 milioni in Italia curati fuori dai manicomi. Ma un recente rapporto della Salute Mentale risulta che nel 2015 sono stati eseguiti dai servizi circa 800.000 persone, numeri che evidentemente evidenziano un problema sociale che non è assolutamente marginale. Allora, peraltro, ricordando anche i meriti di questo Paese, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sostenuto che l'Italia ha le leggi più rispettose dei diritti della persona con disturbo mentale. Credo che di questo si debba andare orgogliosi. Ma nel contempo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sancisce anche che una migliore salute mentale è, dice, definisce parte integrante della salute e del benessere. E allora, chi conosce questo mondo, anche a me è capitato di lavorare in questo settore,
sa spesso, e non è contraddittorio con quello che ho ricordato sin ad ora, che il paziente seguito dalla salute mentale è un po' considerato un paziente di serie B rispetto agli altri. Insomma. Bene, oggi questo ordine del giorno può dare un contributo, questo patto per la salute mentale, e la città che cura può dare un contributo naturalmente perché si va in una direzione opposta. Quindi, dicevo, nonostante i tanti progressi di questi 40 anni, ora molto cammino c'è da fare, resta il problema delle strutture separate, il personale che spesso ha a che fare con carenze, ma con grande passione riesce a sopperire anche. Il vero grande obiettivo resta, secondo me, quello della la non separazione dei malati mentali dal loro ambiente di vita. Insomma, questa è stata la scelta fatta 40 anni fa. E allora, con equilibrio, ma con determinazione, superare questi concetti che associano questo tipo di patologia con lo fanno un po' meccanicamente alla pericolosità. Allora, ciò significa di fatto, poi ripeto, emarginare e discriminare le persone con disturbi mentali e i loro familiari, che in più di una circostanza si sentono davvero isolati. Allora, davvero, sottoscrivere il patto vuol dire approvare, approvando anche questo ordine del giorno, e le proposte che contengono vanno proprio, come ricordavo prima, in una direzione opposta rispetto a questi limiti, l'accettazione, il riconoscimento, il rispetto della persona diversa perché è più fragile e più debole, perché il paziente psichiatrico è indubbiamente questo. Insomma. E allora approvare questi impegni, naturalmente dando gambe, incoraggiando e sostenendo quanto descritto, non vuol dire naturalmente risolvere tutto, come ricordavo prima, ma vuol dire rafforzare e consolidare naturalmente quanto la legge Basaglia ha messo in campo con una gran straordinaria visione di questo mondo 40 anni fa. Consigliere Cassiba, prego. Grazie Presidente, volevo ringraziare i promotori di questa seduta monotematica che affronta un tema delicatissimo. Volevo ricordare alcune date, 1970, legge sul divorzio, 1977, abolizione delle classi differenziali, 1978, legge sull'aborto, 1978, legge Basaglia. Ecco, questo per contestualizzare la legge Basaglia in un periodo storico fatto di grandi lotte civili che di cui noi siamo ancora oggi, dobbiamo essere riconoscenti. Infatti il 13 maggio di 40 anni fa il Parlamento italiano approvò una riforma fortemente innovativa. Fu una rivoluzione copernicana che modificò la concezione e i criteri dell'assistenza psichiatrica, superando la mera logica custodia dei manicomi. E come diceva appunto, come ribadiva il collega Crivello, pose l'Italia prima al mondo in una posizione assolutamente d'avanguardia rispetto agli altri paesi. Questa legge sottolinea il fatto che non possono esistere luoghi o categorie entro i quali gli individui possono smettere di essere delle persone. E questa legge cambiò completamente la prospettiva, dove lo sviluppo delle capacità e la promozione delle autonomie debbono diventare strumenti essi stessi terapeutici e inclusivi delle persone. La migliore garanzia del rispetto della dignità delle persone con la malattia psichica è il sostegno alle famiglie. Ogni sforzo deve essere verso il sostegno alle famiglie, perché dopo la chiusura dei manicomi non si poteva certo pensare che le famiglie potessero farsi carico di queste situazioni. E ancora oggi, con queste giornate, abbiamo voluto ribadire, sottolineare e ridefinire i contorni della legge Basaglia, che deve essere, a questo punto è stata ormai è stato un input, e oggi assolutamente una rete di associazioni, di istituzioni, le famiglie, gli individui stessi devono fare rete affinché queste persone possano e debbano avere una loro dignità
e un loro posto nella società. La legge Basaglia abbatteva i muri, abbatteva le gabbie, ma soprattutto non muri e gabbie di mattoni, ma soprattutto le gabbie mentali di cui la società era in quell'epoca sicuramente piena. Cerchiamo di pensare, sono passati 40 anni, cerchiamo di pensare la legge Basaglia che effetto dirompente ebbe in quell'epoca. Oggi, grazie a questa legge, abbiamo la possibilità, cioè i malati psichici hanno la possibilità comunque di poter accedere a dei percorsi di integrazione, di socializzazione e anche eventualmente laddove possibile comunque poter avere una loro autonomia. Volevo dare soltanto un ultimo contributo fattivo alla discussione. Mi è capitato di vedere alcune immagini recentemente di una mostra fotografica di Mauro Vallinotto che è stata proposta a Torino, al Castello degli Orsini, a Rivalta di Torino, e raccontava dei manicomi nel 1970, soprattutto dei manicomi infantili. Sono immagini che vorrei proporre all'assessore Serafini, laddove sarà possibile, eventualmente di poterla proporre anche nella nostra città, perché le immagini molte volte valgono molto più di molti discorsi. Un ultimo appunto, ne approfitto visto che c'è la presenza dell'assessore Fassio, guarda caso vorrei così spezzare una lancia a favore del centro Basaglia, che è un centro socio-riabilitativo che ha sede nell'ex appunto manicomio di Quarto, il quale ha la necessità, come tutti gli anni, di poter diciamo usufruire di un servizio sportivo per circa 15 suoi utenti. Questo è un servizio sicuramente di inclusione, è un servizio sportivo, è un servizio comunque che assolutamente credo l'amministrazione debba farsi carico. Non credo che sia una spesa impossibile da sostenere e confido sicuramente nella sensibilità dell'assessore e dell'amministrazione. Grazie. Consigliere Grillo, prego. Sintetizzo l'ordine del giorno che ho presentato. Il 28 di ottobre del 2017 la Giunta Comunale ha adottato una delibera, progetto urbanistico operativo relativo all'ambito soggetto alla norma speciale ex ospedale psichiatrico di Quarto, e richiamando anche i provvedimenti adottati nel contesto di quella delibera. Inoltre la delibera richiama però l'accordo di programma stipulato il 29 novembre del 2013 fra Regione Liguria, Comune di Genova, ASL numero 3 ed Arte. In particolare, rispetto a questa all'accordo di programma, volevo evidenziare tre articoli in esso previsti, gli articoli 8, 11 e 15 dell'accordo di programma. L'articolo 8, attività del Comune. Il Comune, quale soggetto promotore della trasformazione dell'area ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto, provvederà, primo, ad attivare e a gestire le procedure urbanistiche edilizie più celeri e snelle,
per addivenire negli stretti tempi tecnici necessari all'approvazione del PUO e dei progetti dei singoli settori che saranno sottoposti ai competenti uffici comunali. Punto 2. Sottoporre alle autorità amministrative competenti al rilascio di atti approvati o autorizzativi i progetti dei singoli settori, nonché i progetti della sistemazione dell'area, infrastrutture ed opere di urbanizzazione indicati dalla variante. Punto 3. Il Comune, di concerto con la Regione e ASL, si impegna a reperire un'adeguata collocazione, eventualmente all'interno dei padiglioni 15, 16, 17 e 21, una volta acquisiti, al fine di sistemare il centro sociale della raccolta di documenti amministrativi della struttura psichiatrica, della biblioteca psichiatrica, della raccolta delle testimonianze, delle attività che si sono sviluppate all'indomani della riforma Basaglia, con particolare riguardo alla raccolta delle opere del museo delle forme inconsapevoli. All'articolo 11 era prevista attività della Regione. La Regione Liguria si impegna ad assentire al cambiamento di impostazione del processo di valorizzazione intrapreso nello specifico per gli immobili e attivarsi qualora necessario per ogni adempimento inerente al riassetto delle funzioni sanitarie. Ad approvare, sentito il Comune, il piano di riordino delle funzioni sanitarie, di cui al punto 1 dell'articolo 10. A promuovere, trovandone adeguata ricollocazione in sito nell'ambito dei padiglioni destinati ai servizi di interesse comune, recupero della biblioteca psichiatrica, dei documenti amministrativi della struttura psichiatrica, delle testimonianze delle attività che si sono sviluppate a seguito della riforma Basaglia. All'articolo 15, collegio di vigilanza. Era previsto, ed è tuttora previsto, la vigilanza sull'esecuzione del presente accordo di programma è demandata ad un collegio composto dal sindaco del comune o suo delegato, dal presidente della giunta regionale, dal direttore generale dell'ASL e dall'amministratore unico di arte. Questo è l'accordo di programma del 2013. Cito poi, e lo do per letto, per illustrato, quanto è previsto al punto 3 del dispositivo di giunta del ottobre 2017. Concludendo, considerato che sono trascorsi 40 anni dalla legge Basaglia, dobbiamo anche evidenziare che sono passati 40 anni, però l'ex ospedale psichiatrico di Quarto in questi 40 anni, in base all'accordo di programma, non è stato concretizzato negli obiettivi previsti. Per cui, concludendo, propongo di informare il Consiglio Comunale in merito ai tempi previsti per attuare il progetto urbanistico operativo e degli articoli relativi all'accordo di programma del 2013, che è un accordo tuttora vigente in quanto espressamente richiamato nella delibera di ottobre, dell'ottobre dell'anno scorso. Questo è un contributo che credo che si coniughi ovviamente con l'ordine del giorno che richiama quanto era giusto e doveroso richiamare in merito alla legge Basaglia, però al tempo stesso richiamare gli adempimenti che ci competono rispetto all'ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto. Consigliere Bernini, prego.
Il consigliere Cassiba, che è più o meno mio coetaneo, ha rievocato i periodi della mia e sua adolescenza, quindi un periodo che oggi noi ricordiamo pieno di stimoli, che ha riguardato i temi citati, ma in particolare anche il risultato della legge Basaglia è in realtà risultato di un fenomeno più complesso che ha coinvolto la società civile e che coinvolgeva diverse aree politiche, diversi sentimenti politici che comunque hanno condiviso un percorso. Io ho avuto la fortuna di avere anche in famiglia le discussioni, avendo un cugino che era psichiatra nell'ospedale di Voghera e che raccontava delle sue esperienze di coinvolgimento di un territorio che non era tra l'altro particolarmente, perché era zona preminentemente agricola quella, eppure era un'esperienza forte di relazione sociale, di incontro con le organizzazioni culturali del territorio, con le scuole, cioè si viveva un clima forte. Ma questo valeva anche per me, studente genovese, insomma, era facile parlare allora per me, studente, impegnato naturalmente nel sociale, con Slavic, con Cavallin, con quelli che furono un po' i portatori qua di questo percorso. E quindi la data del 78 è in realtà un percorso che ha portato, dopo grandi movimenti nelle strutture sanitarie e anche nella società, a questo risultato. La mia impressione oggi, e non vorrei che fosse per senescenza, è che ci sia invece attualmente un po' un indebolimento del sistema di protezione sociale, non soltanto del paziente, ma anche di protezione sociale nei confronti delle famiglie che poi pesantemente vivono la situazione. E che quindi a 40 anni la riproposizione di un patto per la salute mentale, come ci viene proposto nell'ordine del giorno, abbia proprio motivo di essere e di esistere. La cosa che vorrei sottolineare io è che non è che questa discussione che noi facciamo in Aula Rossa sia una discussione teorica. Il Comune può avere un ruolo importante, un ruolo fattivo per concretizzare questo patto. Perché in qualche passo del patto si scrive più o meno che il risultato della somma delle diverse forze che fanno parte di una rete è maggiore della sommatoria di queste forze stesse. Il Comune può avere proprio un ruolo di sviluppo della coesione tra le forze sociali che insieme alle istituzioni che si occupano dal punto di vista sanitario di queste tematiche, riesca ad integrare appunto la cura sanitaria con quella che invece è la cura sociale, la cura di comunità. Personalmente io ho avuto delle esperienze davvero educative sotto molti aspetti, soprattutto nel territorio, e il Comune lì, attraverso i municipi, può avere e soprattutto attraverso i distretti sociosanitari, può avere un ruolo fondamentale. La mia esperienza ha riguardato sia i diurni presenti sul territorio, sia situazioni diverse come possono essere quelle delle famiglie che hanno malati di Alzheimer o di demenza senile, che sono veramente tante in questo caso, quindi diventa pesante la questione. E lì il ruolo che può avere l'amministrazione comunale, proprio come catalizzatore, come collettore di diverse forze sociali, forze associative, e che riesce a dialogare alla pari con le strutture invece di carattere sanitario, può essere davvero quello che fa la differenza e porta a quello che è il risultato che noi vogliamo, cioè la possibilità di far sì che ci sia per il malato il più possibile di livello di integrazione, di inclusione, perché è il più possibile che noi vogliamo, non l'impossibile, e che ci sia soprattutto questa capacità di venire incontro a questa fetta della nostra società, che sono le famiglie, che poi sono capacissime di intervenire, di metterci grande forza, se trovano qualcheduno che coordina, che aiuta. E allora il problema è il cambiamento della filosofia di questa amministrazione. Io continuo a ricordarlo, questo Consiglio ha approvato un regolamento per il bene comune che
si basa essenzialmente sul capovolgere l'atteggiamento del comune da forma autoritativa che dà autorizzazioni a quello che è capace di ascoltare e offrire delle risposte, cioè meccanismo motore per dare le risposte al mondo associativo. Allora, questo davvero può essere il ruolo che attraverso la consulta, attraverso le strutture che vengono proposte nel patto di salute mentale, rende possibile attraverso il coordinamento tra le istituzioni sanitarie e le istituzioni sociali presenti sul territorio, un supporto diverso alla famiglia per rendere meglio accessibili i servizi e soprattutto la capacità anche di diversificare la forma di servizio offerto a seconda delle esigenze che ci sono, perché il territorio è capace di dare gradi diversi. Citato il caso di Quarto, sempre dal consigliere Cassibba, che è appunto già un esempio di diversificazione dell'intensità con cui si va a curare. Io posso dire che queste esperienze, almeno quelle che ho vissuto personalmente, di integrazione tra le forze dell'università, della struttura sanitaria e del territorio, dove il comune è stato, come dire, il motore, è stato l'elemento che in qualche modo ha svolto questa funzione di aiuto, questa funzione di semplificazione dei rapporti, senza costi peraltro, per l'amministrazione comunale, che spesso il costo era soltanto dare un locale o appunto mettere a disposizione alcuni dei propri operatori, che spesso lo facevano già di propria sponte, e il lavoratore comunale tanto vituperato, nell'esperienza che ho vissuto io, è sempre stato il motore per creare questi momenti di aggregazione, perché diventa anche un modo per lavorare meglio, per lavorare con maggiore soddisfazione, perché si ottiene il risultato. Un'altra cosa che potrebbe fare subito è quella che ha sollecitato il consigliere Grillo, perché la delibera di giunta che ha fatto sorgere la modifica delle scelte che erano state fatte sull'ospedale psichiatrico di Quarto mi ha visto protagonista allora come assessore all'urbanistica. Oggi si tratta di accelerare e chiudere questo percorso, perché è stato già troppo lungo. Chiudere con la sovrintendenza per quanto riguarda le tematiche che ha posto di vincolo, ma soprattutto l'amministrazione comunale dovrebbe mantenere l'impegno a fare quello che nel suo ordine del giorno ha richiesto il consigliere Grillo, cioè a mettere a disposizione di quelle strutture che da 40 anni comunque svolgono un'importante funzione lì, i locali che per accordo di programma passeranno nella disponibilità dell'amministrazione comunale e che possono essere il luogo fisico dove si sperimenta questa capacità di relazione tra comune, associazionismo e strutture che devono svolgere la loro funzione in termini di sanità, per riuscire a vedere se si riesce a recuperare quello stesso clima di coesione sociale. Oggi poi si usano anche termini inglesi, ma non lo voglio usare, che io ricordo essere stato alla base del movimento che ha portato poi alla legge Basaglia. Abbiamo bisogno di ricostruire un momento simile, perché comunque la domanda non decresce e comunque il sistema corre il rischio, come dicevo, di avere minori forza di coesione e di protezione sociale, e allora il Comune davvero, svolgendo il proprio ruolo, può ottenere risultati che altrimenti sarebbero difficili senza questo ruolo di coordinamento. Consigliere Campanella, prego. Grazie Presidente. Come è noto, 40 anni fa la legge Basaglia chiudeva i manicomi e introduceva il concetto di malattia mentale. Il percorso per oggi non deve considerarsi ancora chiuso. Infatti, oggi non basta più dire che malato mentale sia un malato come gli altri, per cambiare una realtà vecchia che privava le persone della libertà personale e della dignità. Bisogna fare di più. È un passo, reputo, che ASL 3 e le istituzioni lo abbiano fatto tramite la sottoscrizione del programma del patto per la salute mentale, detto la città che cura. Ciò vuol dire che al di là delle cure sanitarie, delle medicine, c'è la vita
e l'inclinazione della società, appunto nella città. Questo è un punto di partenza per conferire la dignità a malato e per farlo sentire uno di noi. Soprattutto non andranno dimenticate le famiglie delle persone malate, anzi andranno ascoltate e aiutate, perché la famiglia è il primo luogo di cura. Soprattutto non andranno... poi la cura deve altrettutto seguire ogni luogo di vita privata del malato, e intendo da lavoro alla scuola sino a tempo libero, quindi il teatro, lo sport e anche i musei. Quindi è necessario sviluppare il tema della vita in modo indipendente e soprattutto è importante approfondire l'assistenza domiciliare. Tutto ciò richiede collaborazione tra i servizi sociali, sanitari e la politica locale. E quindi a questa buona politica il gruppo di Fratelli d'Italia si rende disponibile. Consigliere Putti, prego. Ma grazie Presidente. Il rischio che c'è in occasioni come queste è quello un po' sempre di promuovere delle sagre dell'ipocrisia. E io partirò da come ho concluso il mio intervento precedente sull'articolo 55. Cioè, la nostra società, quando dicevo che il motto è produci, consuma e crepa, è interessata al fatto che noi produciamo e consumiamo, perché così facendo manteniamo il modello economico, che è la nuova divinità a cui ci siamo votati. Il resto non interessa, ma non interessa al modello economico che abbiamo scelto per guidare le nostre scelte di vita, per guidare la nostra vita, e quindi non interessa anche a noi. Non interessa se tu ami, se tu vivi, se tu annusi, se tu gioisci, se tu piangi o abbracci, non gliene frega niente a nessuno. E quindi il crepa, che scrivevano i gruppi punk, dai CSI, allora CCCP italiani, ai Clash o ai Sex Pistols inglesi, era legato a questo modello di società che si andava costruendo e che si è andato costruendo. E in questa riflessione rientra perfettamente il tema di oggi. Perché quando è stata, come dire, prima decisa e poi attuata la legge Basaglia, c'è stato un grosso problema. Il problema non era che le persone che erano rinchiuse nei manicomi non erano pronte, era che noi non eravamo pronti. E ancora oggi noi non siamo pronti, perché dovremmo essere pronti a far sì che queste persone possano vivere, come dicevo prima, amando, annusando, gioendo, incontrandosi, condividendo con gli altri, come fanno tutti gli altri cittadini. E invece ancora oggi non siamo pronti a permettere loro di avere questo. Io mi sono ricordato in questi giorni, mentre pensavo un po' a questo ordine del giorno e a questo consiglio, il film Matti da slegare, un bellissimo film fatto da alcuni registi, tra cui Bellocchio e Silvano Agosti, in cui ci sono varie persone, un film di qualche anno fa, diciamo, in bianco e nero, però quanto mai attuale, io credo. E ci sono intervistate delle persone che erano appunto all'interno di strutture, e tra queste c'è un ragazzino che credo abbia 9-10 anni, che si chiama Paolo, come me. E nel suo esordio, chiacchierando con loro che fanno queste interviste, intervistano anche dei suoi compagni di scuola, della scuola dove andava prima, che raccontano appunto un po' le sue difficoltà e le sue marachelle, no? E lui dice: ma a me le materie piacevano, il problema è che non c'era nessuno che mi aiutava e nessuno che mi faceva incollare, disegnare, tagliare. Questo film credo sia degli anni 70,
non siamo così distanti da quei tempi. Quale tempo dedichiamo? E quindi anche quali risorse dedichiamo a far sì che questi ragazzi possano giocare, tagliare, incollare oggi? Quali spazi concediamo loro per incontrarsi? Io sono in contatto per lavoro con i lavoratori della salute mentale e sono sempre alla ricerca di spazi dove consentire ad esempio ai giovani che escono da esperienze di comunità legate alla salute mentale di avere dei luoghi e dei momenti di incontro, perché hanno difficoltà a farlo nella quotidianità con gli altri, hanno anche persino la difficoltà a farlo tra di loro. E quindi, come dire, credo che davvero per non correre questo rischio di festeggiare e di promuovere la sagra dell'ipocrisia dobbiamo mettere in atto delle azioni concrete. Mi sembra che nell'ordine del giorno alcune azioni concrete possano esserci. La sfida, per dire, del bilancio sociale e del bilancio di missione sembra una cosa un po' così da radical chic, ma se uno ci crede l'attua veramente è una cosa molto complessa da mettere in atto. Io poi suggerirò un emendamento all'ordine del giorno, perché laddove si dice a farsi parte attiva presso le istituzioni preposte per effettuare un attento controllo e monitoraggio sul territorio rispetto all'incrementare un più attivo coinvolgimento e sostegno dei cittadini utenti, coinvolgendo attivamente laddove è possibile i familiari, vorrei aggiungere prima utenti e di coinvolgendo direttamente e coinvolgendo i familiari, perché secondo me anche loro possono dire qualcosa nei progetti che li riguardano. È di nuovo difficile, è complesso, bisogna dedicargli del tempo e delle risorse, però dobbiamo porcelo come obiettivo. Poi ci sono delle cose, attivare una più stretta collaborazione fra i servizi sociali comunali e i servizi della salute mentale, quanto vorremmo, e credo che anche l'assessore, però penso poi che ad esempio l'assessore si troverà a breve con un direttore sociale dei distretti sociosanitari tra tutti quelli che c'erano, che dovevano essere quelli che curavano il distretto sociosanitario, quindi il luogo principe di questa culla di questa collaborazione della 328. Quindi quanto siamo distanti da questa roba? Però dobbiamo fare delle scelte. Il mondo va da un'altra parte, ha scelto di dedicare le sue risorse a comprare delle cose che sono funzionali a mantenere il modello economico, e vado a chiudere. Però non ha detto nessuno che sia così, siamo noi che lo scegliamo. Potremmo scegliere di dedicare invece le risorse a quello, di dedicare le risorse a far sì che questi ragazzi o che gli anziani, seguiti dalla salute mentale, invece di essere chiusi nella diga, negli appartamenti perché hanno paura ad uscire, perché il vicino di casa è un tossico da una parte o c'ha la famiglia deviante dall'altra e quindi li sottopongono a scherzi, a situazioni di profondo disagio, eccetera, possono essere accompagnati ad uscire, a godere delle cose che riescono a godere, perché ovvio, avranno dei, come dire, dei tempi diversi, dei modi diversi di avere però le stesse nostre emozioni, paure ed altro. Però sono scelte. Capisco che sia una cosa un po' lontana dalle possibilità dirette, ma se diciamo sempre così non proveremo mai a cambiare niente. Invece io vorrei che anche in questo piccolo testo inserissimo qualcosa che un poco dà l'idea della volontà di cambiare qualcosa. Consigliera Tini, prego. Sicuramente l'Italia è l'unico paese che ha appunto effettivamente superato le istituzioni totali, cioè la chiusura dei manicomi e degli ospedali psichiatrici giudiziari, grazie a questa, alla creazione di una rete di assistenza psichiatrica di comunità, che è un modello di riferimento internazionale e lo è anche l'assetto giuridico normativo di tutela dei diritti delle persone affette dai disturbi mentali, che è considerato tra i più avanzati al mondo, in effetti. Contestualmente però sono cambiati gli estremi per questo intervento anche a partire da nuove malattie, ma ci sono ancora molte criticità nei servizi di salute mentale. Le strutture sono in sofferenza assolutamente per mancanza di personale e di risorse individuate dal fondo sanitario, che sono ancora troppo basse rispetto alle necessità reali. Il personale che lavora nei servizi di salute mentale in Italia conta circa 31.000 operatori, ma molte regioni sono ancora, in 14 regioni, sono al di sotto dello standard, cioè risultano con una carenza che va dal 25 al 50% del personale.
Secondo il presidente della Società Italiana degli Psichiatri, il dottor Carpiniello, bisognerebbe, per riuscire ad assolvere a questa mancanza, aumentare del 6% il fondo destinato ai servizi di salute mentale. E anche il numero degli operatori previsto dal progetto obiettivo del 99 sarebbe come minimo 66 operatori per ogni 100.000 abitanti, ma ci sono regioni come per esempio il Molise che hanno il minimo, cioè 20,6 operatori per 100.000 abitanti. E in Liguria abbiamo su 1.600.000 abitanti 25.000 pazienti presi in carico dai dipartimenti per problemi psichiatrici, 11.000 per problemi di dipendenza patologica. Nel 2017 ci sono stati 4.500 ricoveri, 580 sotto i 25 anni, e di questi un paziente su tre sotto i 18 anni. Ora devo anche ricordare, sono costretta a ricordare, che Alisa sta provvedendo allo smembramento dei consultori, scorporando delle materie fondamentali come la neuropsichiatria, come la riabilitazione, quindi tipo la logopedia, la neuropsicomotricità, la pedagogia, che sono stati servizi che sono il primo approccio delle famiglie e dei minori con disagi psichici, e sono stati inviati, diciamo, direttamente al servizio di salute mentale, quindi rendendo sicuramente più difficile, quindi perdendo un'azione preventiva e di avvicinamento rispetto ai malati e alle famiglie in difficoltà, che hanno paura che portando i figli direttamente a un servizio di igiene mentale vengano bollati in qualche maniera. Quindi da una parte Alisa decide questo senza alcuna consultazione, nessun percorso condiviso, dall'altra firma un patto sulla salute mentale che è fatto soprattutto di azioni sul territorio e di condivisione. Quindi io penso che assolutamente questo patto per la salute mentale sia un grosso lavoro, un passo fondamentale, è un grosso lavoro da parte sicuramente di alcuni soggetti, perché è un'azione fondamentale per dare risposte ai bisogni attraverso un'azione condivisa appunto tra regione e comune e dipartimenti di salute mentale e cittadinanza. Ma aspetterò poi di vedere però come sono i risultati rispetto all'azione della regione, di Alisa soprattutto. Consigliera Fontana, prego. Grazie Presidente. Il manicomio è una grande cassa di risonanza e il delirio diventa eco. L'anonimità misura, il manicomio è il Monte Sinai, maledetto, su cui tu ricevi le tavole di una legge agli uomini sconosciuta. Alda Merini definiva la sua sofferenza psichica come ombre della mente con le quali nel tempo ha saputo convivere. 17 milioni di italiani convivono con un disturbo mentale. I dati che allarmano sono soprattutto quelli legati ai bambini. L'età a Genova, l'età dei pazienti è sempre più precoce. Si parte dai 14-16 anni con la fase di esordio di disturbi gravi. Nonostante nella nostra città la qualità dei servizi è alta, la conoscenza delle varie patologie è ancora scarsa e in questa scarsità ha gioco forza la diagnosi tardiva. Occorre quindi rafforzare la capacità delle strutture ad anticipare il più possibile quello che diventa un aiuto enorme non solo per i malati, ma anche per le loro famiglie. Questa amministrazione, sono certa che non si sottrarrà mai nell'opera di entrare in sinergia con i più deboli, e anzi ritengo che possa dare una grande spinta, con grande coinvolgimento umano e di sensibilità, prima ancora che su una scelta politica, per essere in prima linea nella collaborazione con tutti gli enti preposti e le associazioni impegnate in questo delicato campo, per essere al fianco di chi vive il dramma delle malattie psichiatriche e delle loro famiglie, perché non ci sono più i manicomi, è vero, ma la malattia non è sepolta. E quante Alda Merini vivono il dramma tra la strada ancora o tra disperate mura domestiche? Per questo il Comune so che ci sarà
e che non arretrerà di un centimetro nel proprio impegno. Grazie. Consigliere Giordano, prego. Grazie Presidente. Ma mi sento in obbligo di leggervi un articolo di Internazionale, dove si esprime in modo chiaro il ruolo della politica in questo tema molto importante della legge Basaglia. L'articolo parte dicendo: la legge Basaglia non esiste e comunque dovrebbe chiamarsi legge Orsini. Ringrazio perché mi hanno stimolato a fare delle ricerche e ho trovato questo articolo molto interessante. L'esperienza di Gorizia si chiude di fatto nel 1968 con quello che viene ricordato come l'incidente. Un paziente in permesso giornaliero a casa uccide la moglie. Nella città friulana che non ha mai amato Basaglia, la stampa dà ampio spazio alla notizia scatenando una dura reazione di condanna generale. In molti decidono da quel momento di andarsene. Lo stesso Basaglia resterà ancora per poco. La diaspora dei triestini porterà l'immenso patrimonio umano a disseminarsi entro diverse realtà manicomiali. Ma non solo. C'è chi partirà da qui per lavorare sull'esclusione sociale e la povertà nei paesi del sud del mondo come Luciano Carrino. Il resto della storia è noto, o almeno lo è abbastanza. Basaglia passa a dirigere il manicomio di Trieste, che diventerà il fiore all'occhiello del movimento per la riforma degli ospedali psichiatrici. A Perugia, Arezzo, Reggio Emilia si passerà progressivamente a creare strutture territoriali per la malattia mentale, fuori dagli ospedali, dentro le comunità. In questo senso sarà fondamentale l'apporto della legge Mariotti del 1968, che elimina il ricovero coatto alla base dell'internamento manicomiale, fino dal 1904. Nel gennaio del 77 Franco Basaglia indice una conferenza stampa e annuncia che entro l'anno il manicomio di Trieste sarà chiuso. Ci vorrà più tempo, è vero, e solo dal 1980 inizierà la fine delle accettazioni. Ma certo è che senza lo shock di Trieste la legge del 1978 non sarebbe stata possibile. La 180, è poco noto, fu una legge promulgata in fretta e furia, discussa solo nelle commissioni. Mai arrivata in aula come risposta al rischio dei referendum indetti dai radicali, che volevano l'immediata chiusura degli ospedali psichiatrici senza alcun dispositivo cuscinetto. Per questo Marco Pannella la accusò di essere inutile e strumentale. Anche Franco Basaglia la vide come un passo indietro rispetto alle esperienze già maturate sul campo a Trieste, Arezzo e Perugia. Certo è, come scrive Foot, che la politica è davvero l'arte del possibile. Nel 78 fu possibile la 180. Il relatore fu il democristiano Bruno Orsini e la legge risultò la sintesi di mediazioni politiche, una più generale revisione dei servizi sanitari e 20 anni circa di battaglie e trasformazioni reali. La legge 180 stabiliva che le persone affette da disturbi mentali sarebbero state assistite nei servizi decentrati, ovvero nei casi più gravi, in speciali unità inserite negli ospedali civili, con un massimo di 15 letti, per evitare in teoria la comparsa dei piccoli manicomi che tanto preoccupava gli ex goriziani. Il trattamento era volontario, riprendendo e ampliando la legge del 1968. I malati di mente tornavano ad essere persone con diritti e soprattutto veniva fatto divieto di costruire nuovi ospedali psichiatrici. Ma ci sarebbero voluti 20 anni per arrivare alla chiusura definitiva dei manicomi. Su questo processo, racconta Foot, avrebbe vigilato Franca Ongaro dopo la morte di Basaglia nell'80. La legge 180 era fragile. In dicembre fu assorbita nelle riforme generali sulla sanità, abbassando il tono di alcuni provvedimenti originari. Come abbiamo visto, per esempio, la 180 limitava a 15 il numero dei letti. La nuova legge, la 883, non poneva limiti. La rivoluzione non finì con la chiusura del manicomio. Per molti versi fu solo l'inizio, un inizio con arresti continui. L'8 novembre dell'82, Cronaca, trasmissione del secondo canale Rai, manda in onda il servizio I fantasmi del manicomio, che si apre con l'abbattimento del muro costruito fra un istituto tecnico e l'ex manicomio di Arezzo. Anche un muro può abbattere la 180, commenta giustamente il giornalista. Di muri negli anni a venire ne vengono ricostruiti centinaia, muri spesso intangibili, ma spessi e impossibili da abbattere, fino ai recentissimi tempi. Per esempio, dopo il terremoto dell'Aquila, la Protezione Civile decide di costruire una tendopoli dedicata ai servizi psichiatrici e ai loro pazienti, e solo a loro, ben distante dalla città.
Di questo episodio, solo in apparenza marginale, parla Filippo Tantillo in una videoricerca dal titolo Le comunità possibili. La preoccupazione della Protezione Civile era, in qualche maniera, che la presenza dei matti in mezzo ai comuni cittadini potesse creare problemi nella gestione dell'emergenza. Il responsabile del servizio, Vittorio Sconci, dopo essersi consultato con i suoi collaboratori, aveva risposto che non se ne parlava, che in Italia la salute mentale per legge non si persegue, rinchiudendo o isolando i pazienti in strutture apposite, ma favorendone l'inserimento nella comunità. Quindi anche i matti avrebbero dovuto essere accolti nelle tendopoli come tutti. È un episodio fra i moltissimi che però raccontano le difficoltà culturali più che materiali dell'attuazione della legge, anche a 30 e passanti di distanza. Con le critiche radicali e anche motivate non sono mancate, non ultima citata dallo stesso Foot, quella di Roy Porter, che scrive che la legge Basaglia fu seguita da un caos normativo. Ma se effettivamente ancora molti problemi restano aperti, come quello gravissimo degli OPG, ospedali psichiatrici giudiziari, raccontato recentemente da Francesco Cordio nel suo film Lo Stato della Follia, non si può riconoscere che ancora oggi Trieste è all'avanguardia del mondo per i servizi psichiatrici, dal punto di equipe di medici e professionisti triestini. Questa è una sintesi che mi sono sentito in dovere di descrivere su un giornale che ha trattato questo argomento. Poi arriviamo alla realtà. Pochi giorni fa, proprio sui problemi psichiatrici, un'organizzazione sindacale, USB, descrive questo. Era giugno 2016, quando, tramite un'interrogazione e risposta immediata del Movimento 5 Stelle, l'assessore Viale si impegnava a trovare una soluzione adeguata per un'idonea allocazione di adolescenti con problemi psichiatrici in fase di acuzie. Questa era la soluzione prospettata. È prevista altresì la creazione, in seguito all'accorpamento del servizio psichiatrico, di diagnosi e cura della clinica psichiatrica di San Martino, di posti letti dedicati per adolescenti con patologia psichiatrica acuta, che si andranno ad affiancare all'unico posto letto di La Spezia, dedicato presente nell'ospedale di Spezia. Nulla di tutto ciò. Ci ritroviamo a denunciare gli stessi fatti e la stessa identica situazione di elevato rischio per l'incolumità di pazienti e lavoratori. Abbiamo scritto al Garante per l'infanzia senza ricevere risposta. Abbiamo discusso di questa situazione in Commissione Sanità. Stesso risultato. E allora chiediamo, cosa deve fare un lavoratore del reparto di neuropsichiatria dell'ospedale Gasini per non dover affrontare situazioni per cui non è formato e in un sito lavorativo che appare non consono a questo tipo di problematiche? Cosa devono fare i familiari dei pazienti per poter essere curati senza problemi dovuti alla mancata organizzazione sanitaria della Regione? L'eccellenza dell'ospedale Gaslini non è dovuta ai padiglioni storici, ai viali alberati o alle attrezzature, ma al meraviglioso lavoro dei dipendenti. Ma se non si mette al primo posto la loro tutela insieme alla tutela dei pazienti, c'è qualcosa di profondamente sbagliato di questa idea di politica sanitaria. C'è ancora molto da fare. Questa è la sintesi che volevo poi comunicare a quest'Aula. Ringrazio questa commissione dedicata a questo momento storico, però prendiamo coscienza che la strada è ancora molto molto lunga nel nostro Paese. Bene, allora non vedo altri colleghi che intendono intervenire, ma direi che per fare un pochino, tirare un pochino le fila del ragionamento e degli interventi che sono stati posti in essere, abbiamo un documento di base che è stato sottoscritto e al quale si sono richiamati molti degli interventi che sono stati svolti, un ordine del giorno presentato in questo contesto dal vicepresidente Grillo e una proposta di emendamento che è stata formalizzata dopo l'intervento del consigliere Putti e che andrebbe sostanzialmente a modificare in parte il terzo allinea dell'impegnativa, quindi vi chiedo colleghi un minimo di attenzione, in questo modo: a farsi parte attiva presso le istituzioni preposte per effettuare un attento controllo e monitoraggio sul territorio rispetto all'incrementare un più attivo coinvolgimento e sostegno dei cittadini utenti direttamente laddove possibile, chiede di inserire il consigliere Putti, coinvolgendo attivamente i familiari nella riorganizzazione dell'offerta, nella valutazione del monitoraggio, così come quindi un rafforzativo su un tentativo di coinvolgimento diretto. Ecco, questo è un po' il quadro al quale e in base al quale chiediamo all'assessore Fassio una posizione dell'amministrazione sul tema trattato. Prego, assessore.
Allora direi che sentendo tutti voi e chiaramente quello che penso anch'io, la legge Basaglia 40 anni fa ha compiuto un'innovazione importante che è stata quella di deistituzionalizzare la malattia mentale e chiamarla non più malattia mentale ma malattia, e quindi come tale puntare l'obiettivo a curare il malato. Questo però è stato solo il primo passo, ci sono voluti 40 anni qua a Genova perché si riuscisse a farne un secondo consistente, non che non si sia fatto niente in questi 40 anni, però perché? Perché di fatto si è un po' scaricato lentamente ma inesorabilmente il problema sulle famiglie e sulla rete che girava intorno ai malati. Qual è la sfida che vogliamo raccogliere adesso? La sfida che vogliamo raccogliere è curare il malato mentale, non soltanto con le medicine, non soltanto con il ricovero, non soltanto con l'intervento, il trattamento sanitario obbligatorio nel momento della criticità, ma vogliamo far sì che ci sia anche una, chiamiamola, cura sociale, perché come per tutte le malattie, ma per questa in particolare, in modo particolare, la cura sociale, cioè l'integrazione, l'inclusione, è la cura, è una gran parte della cura, è la cura stessa. Quindi questo è il punto di partenza. La presa in carico deve quindi essere una presa in carico sanitaria, che non è da sottovalutare, è importante. Non è soltanto una presa in carico sanitaria per quello che riguarda strettamente il disturbo mentale. Spesso il disturbo mentale, la malattia mentale, poi porta altri problemi di salute che concentrandoci sempre sul problema principale vengono un po' persi, un po' smarriti, perché il malato mentale non è un malato e basta, è una persona come tutti noi, e però una cura sociale che è quindi una cura sociale, questo è il punto di partenza. La sfida, qual è la sfida? Che la città di Genova sia una città di cura, una città che cura, una città che si cura dei propri cittadini, una città che si prende cura dei propri cittadini. Da dove parte la sfida? Parte da chi chiaramente il problema lo sente sulla pelle, quindi parte dalle famiglie. Le famiglie in tutti questi anni hanno fatto quello che fanno tutte le famiglie in difficoltà, hanno creato associazioni che hanno portato a una rete molto attiva, che è partita dall'esigenza che il malato mentale non è un malato da stigmatizzare, e guardate, si dice quello è matto, ma si dice anche quello, si diceva per fortuna, si dice sempre meno, quello è spastico, quello è mongoloide, quindi è vero per la malattia mentale, ma è vero per tante altre malattie. Un modo così per chi si sente normale di prendere in giro, di stigmatizzare appunto l'altro, questo sicuramente è il primo punto, cioè togliere lo stigma, ma poi andare avanti e cominciare a costruire delle azioni. Quindi sicuramente esiste un lavoro di rete, sicuramente le associazioni di famiglia hanno chiaramente fatto sentire la loro voce. E come dice il consigliere Putti, è importante anche sentire la voce dei malati, perché magari hanno una voce più debole, magari certe volte ci fa un po', insomma, ci vuole un po' più tempo per sentirli, no? Però abbiamo tutti una voce, basta starle a sentire. E vorrei che non rimanesse soltanto retorica, come dice Paolo Putti, io ci credo. Quindi questo è il primo lavoro. E la famiglia quindi e i pazienti sono voci da ascoltare, ma sono voci da informare, sono voci da aiutare. Gli va detto di non avere paura del problema se vedono che c'è un problema, ma di affrontarlo. Devono sapere a chi rivolgersi, devono saper riconoscere il problema, perché solo così si fa una prevenzione. E vanno poi soprattutto rassicurati, aiutati, accompagnati nel momento della diagnosi, perché è un momento molto faticoso. Non bisogna lasciare sole le famiglie, mai. Quindi la famiglia è comunque il primo luogo della cura. Poi però, siccome siamo istituzioni, non ci fermiamo alla famiglia, che deve essere sostenuta, informata, incoraggiata, ma mi sembra che, visti gli esordi precoci che ci sono ormai,
grossa attenzione vada rivolta alla scuola, che deve essere sicuramente un luogo di cura, ma anche, e di integrazione, di inclusione, ma anche magari luogo dove si riconosce la patologia, la malattia, magari la si riconosce presto. Quindi bisognerà anche formare gli educatori e gli insegnanti perché sappiano riconoscere la malattia, non abbiano paura a dirlo, non abbiano paura a comunicarlo alle famiglie, non abbiano paura a riconoscerla. Questa è un po' la prevenzione. E poi la cura che abbiamo detto avviene nella famiglia, avviene nella scuola, avviene in tutti gli ambiti di vita. Quindi abbiamo detto vabbè lo sport, ma soprattutto lo sport come l'esercizio che aiuta a stare bene, ma soprattutto migliora la salute, il benessere, l'autostima e il corretto stile di vita che comprende lo sport, ma anche l'essere per esempio preso in carico da un medico di base che, da cui ti accompagnano, da cui, che viene, in cui vieni preso in carico come persona. Sicuramente il tema dell'abitare, sento il tema dell'abitare come un tema molto forte, perché lasciare il malato mentale in famiglia è sbagliato per la famiglia, è sbagliato per il malato. Bisogna ripensare completamente al tema della residenzialità. Qua a Genova esistono, come dire, esiste una struttura residenziale ad alta intensità assistenziale, oppure lasciare il malato in famiglia, lasciare la persona in difficoltà in famiglia. Bisogna trovare soluzioni intermedie, tutto un mondo nuovo che va studiato. È necessario sviluppare il tema della vita indipendente, per chi può farlo, il tema dell'assistenza domiciliare, sperimentare forme di residenzialità leggera, di housing sociale, e tutto per fare tutto ciò ci vuole una grossa integrazione tra le reti che ruotano intorno al malato, tra la rete cosiddetta sociale, la rete cosiddetta sanitaria, le famiglie e le associazioni. Si sta cominciando a realizzare questa politica innovativa dell'abitare anche nei quartieri ERP. Abbiamo dato le chiavi proprio di qualche alloggio proprio per cominciare a fare una sperimentazione in questo tipo, di questo tipo. Chiaramente deve essere stretta la collaborazione tra sociale, sanitario, associazioni, deve essere una cosa che viene creata, viene sostenuta, viene seguita continuamente, non si può fare abbandonare. C'è un tavolo tecnico, si sta pensando insieme ad ALT, sta partendo adesso una sperimentazione insieme ad ASL di un tavolo tecnico per costruire un modello di coabitazione protetta, quindi una condivisione dell'alloggio tra persone proprio per una gestione leggera svolta da un servizio sociale e sanitario e da un amministratore di sostegno. Importantissimo il tema del lavoro, perché chiaramente il lavoro ridà dignità, aiuta a non avere tempi morti e qualche volta va anche a buon fine, qualche volta perché ci sono tante borse lavoro, tante iniziative, ma poi arrivare a un lavoro stabile è complicato per tutti. Per certe persone è ancora più complicato. Voglio ancora dire una cosa che mi è piaciuta, questo per dire come la Giunta e l'assessorato alle politiche sociali abbraccia in modo positivo il patto per la salute mentale. È stato aperto un progetto attivo a Pra da qualche anno. E proprio per quanto riguarda il problema della malattia mentale, soprattutto per riuscire ad individuare sintomi molto precoci negli adolescenti. Questo gruppo è stato un gruppo di operatori che hanno, come spesso succede, operato volontariamente e a questo punto però si è finalmente trovato uno spazio aperto e autogestito in Villa De Mari, dove si coinvolgono una quindicina di ragazzi gestiti da un'associazione e dove possono, diciamo, essere un po' in tranquillità i ragazzi e aprirsi. Il Comune di Genova, per rispondere all'assessore Lodi, non ha ancora formalmente sottoscritto il patto per motivi che non sto qua a spiegare, per non essere polemica, ma assolutamente lo farà a presto e abbraccia questo progetto, se ne fa parte attiva. Grazie.
sui documenti, diciamo, c'è quindi la condivisione anche nel merito della proposta. Quindi se appunto acquisendo la disponibilità anche nella condivisione dei documenti, io, come ci siamo detti, ritengo che sia opportuno anche poi avviarci verso un'approvazione degli stessi, o una votazione degli stessi, di modo che rimanga anche una traccia tangibile degli interventi e degli impegni richiesti. Per questo chiedo se ci sono dichiarazioni di voto che possano in qualche modo, diciamo, avviarci all'approvazione dei lavori odierni. Prego, consigliera Lodi. Sì, Presidente, intanto ringrazio l'assessore appunto della conferma della firma, che direi era, come dire, chiude questa giornata con un impegno del Consiglio e un impegno della Giunta. Volevo dire che io sono favorevole all'integrazione, diciamo, all'emendamento del consigliere Putti, anche se appunto poi il testo ovviamente era stato condiviso inizialmente. E sottolineo, come ha rimarcato anche l'assessore, che c'è proprio un punto in cui si parla proprio della necessità di rendere le persone all'interno del documento protagoniste attivi della cura e facilitare il passaggio delle persone dai luoghi di cura alla cura dei luoghi. Quindi, cioè, per me va benissimo, direi che volevo solo sottolineare, per lo sforzo comune che abbiamo fatto, di dare proprio in questo documento, nella sua origine, proprio questo, cioè quello di rendere protagonisti per far sì che la politica, che oggi si è dimostrata comunque attenta e unita in questo, possa. Lo dico perché è importante che si comprenda che il documento nasce proprio anche da questa idea. Consigliere Crivello, prego. Sì, Presidente, perché io non so, naturalmente non voglio obbligare anche gli altri capigruppo, ma mi pare che, per quanto mi riguarda, il mio intervento, cioè, lì era già un'espressione di voto, e quindi direi che potremmo anche procedere così, se fossimo d'accordo. Quindi, se non ci sono richieste di intervento ulteriore in dichiarazione di voto, procederei con la votazione. A questo punto proporrei in un'unica soluzione dei due documenti, il primo sottoscritto da tutti ed emendato, e è quello invece proposto dal vicepresidente Grillo e condiviso. Sì, allora grazie per la disponibilità al consigliere Terrile, al consigliere Remuzzi e al consigliere Gambino, che sono i nostri scrutatori per la giornata odierna. Poniamo quindi in votazione gli ordini del giorno 1, così come emendato, e 2, rispetto al patto per la salute mentale e la città che cura, in occasione del 40° anniversario dell'approvazione della legge numero 180/1978, denominata legge Basaglia. Si vota.
Ordini del giorno 1 e 2 sul patto per la salute, presenti 35, favorevoli 35, approvato all'unanimità. Non avendo altro all'ordine del giorno, dichiaro chiusa la seduta odierna. Auguro a tutti una buona serata.